Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie della partecipazione. Vedo che è una platea molto folta, quindi significa che ancora il catasto per noi è il pane quotidiano, da sempre lo sarà ancora. Io ho voluto organizzare questa mattina questa manifestazione per il pregio di ICI, ma concentrata più che altro sul rilascio delle staffe di mappa, perché in effetti col pregio di ICI già abbiamo avuto modo di conoscerlo in questo periodo di sperimentazione. Sappiamo che va in vigore dal 1 giugno in maniera obbligatoria, per cui mi sembrava giusto, prima che accadessero problematiche varie che ci potrebbero interessare, fare un incontro informativo su questa tematica. E colgo l'occasione per ringraziare la sensibilità degli uffici, perché effettivamente dopo una mia richiesta solo verbale, devo dire, a Napoli, un incontro che abbiamo avuto proprio su questa stessa tematica, il direttore regionale ingegner Pifani, che saluto e ringrazio per la sua presenza oggi qui, subito ha accolto la richiesta senza dirmi solo la data quando la dobbiamo fare, senza nessun tipo di preoccupazione. Ringrazio ancora la direzione centrale con l'ingegner Damir, che oggi è presente e ci spiegherà alcuni dettagli di questa procedura. Ringrazio l'ingegnere della Sala, che è anche il nostro conterraneo, fa parte della direzione regionale, anche lui ci porterà un saluto e un contributo a questa manifestazione. E come tutti conoscete, devo ringraziare in ultimo, ma non nell'ultimo, il direttore Spadaro, che tutti avete avuto modo di conoscere in questo periodo, che ha fatto il direttore da Venino. Credo che, e lo dico qua senza nessuna smentita, che per me personalmente, e credo che insomma il catasto lo frequenti da un po' di tempo, senza dubbio dico che è stato il migliore direttore che abbiamo avuto. Mi pare arrossire. No, non lo dico, ma no, non è una falsa. È sentita ed è la verità, perché quando c'è con la cordialità nelle cose importanti, io il momento che il direttore sei venuto, ti do il tuo, perché ormai sei venuto da Venino, non abbiamo avuto più questi problemi di corrispondenze cartacee che erano brutte e facevano sentire questa distanza che c'era tra di noi. Invece l'ingegnere Ferrante, che è stato l'ingegnere per la direzione centrale, che è stato per giorno a Napoli, ci disse: noi dobbiamo essere un'unica famiglia, ci dobbiamo parlare tutto e dire tutto, perché facciamo parte della stessa famiglia. E l'ultimo, e non è l'ultimo, grazie all'ingegnere De Guglielmo, che tante volte disturbiamo per tante cose, e che è responsabile dell'area pregevole, che tutti quanti conoscete, non devo fare nessuna presentazione. Io non voglio rubare tempo, credo che però qualche cosetta la debba dire rispetto a questa nuova procedura, rispetto al funzionamento dell'ufficio, alla problematica delle estratte di mappa, sicuramente. Noi, cari figli di Pifa, riveniamo da una situazione che abbiamo raccontato prima nella mia stanza, insomma, particolare, dove sperimentando da Berlino hanno fatto quella sperimentazione di rasterizzare le copie di misure delle estratte di mappa. Dopo quella rasterizzazione c'è stata la digitalizzazione delle mappe, e lì si è avuto una infinità di, abbiamo lasciato tanti cadaveri sul territorio, nel senso che tutti gli aggiornamenti di tanti anni si sono persi. Poi devo dire che con la venuta del direttore Spadaro, degli uffici e della nostra collaborazione, devo dire, perché poi io ho pregato tante volte, ho fatto a tutti i colleghi, tutti quanti poi hanno seguito questa, voi o non voi, questa norma, quella di andare a portare noi gli estratti che non sono tipi, che mancavano i frazionamenti, i mappari, eccetera, di portarli in banca e poi poterli aggiornare. Dopo tanta sofferenza, adesso siamo, credo, in una situazione abbastanza buona. Sulle mappe credo che dobbiamo lavorare ancora, e questo è quello che ci interessa oggi. L'incontro di oggi è sapere, una volta pregio 10 al regime, quanto tempo l'ufficio ha per esaudire una nostra richiesta di estratto di mappa, perché poi la pregio 10 poi si fonda su questo elemento: l'estratto di mappa rilasciato all'ufficio è obbligatorio per poter procedere in quei 32 casi, ingegnere amico, non so se mi sbaglio, mi corregge se sto dicendo delle cose sbagliate, va
essere obbligatorio resta prima per lasciare l'ufficio. Con una banca dati non è solo un estratto di mappa semplice, così cartaceo, cartografico, ma lì dentro c'è una banca dati, un pezzo di banca dati che ci viene dato e che noi dobbiamo gestire e poi aggiornare, perché pregiudici in effetti la novità che c'è, sempre per quei 32 casi implementati, ci dà la facoltà di gestirlo noi dall'ufficio, dal nostro studio, e approvarci i tipi direttamente. Probabilmente ci vedremo sempre di meno, caro direttore. Ci vedremo solo per salutarci e per prenderci il caffè. Per parlare anche così di rivalità calcistica. Vabbè, non tocchiamo questo tasto perché è molto dolente. Lui è un tifoso della Juventus, e dell'Inter, perché non lo sapessi. Scusate la digressione. E quindi devo dire, questo poi è fondamentale. E io prima dicevo dentro, appunto, auspichiamo che tra poco ci possa essere anche l'invio del mare, anche se quella dell'INU, devo dire, e anche qui un pregio dell'ufficio che subito ha colto la mia richiesta, quella di trasmettere via mail i punti fiduciari. E un'altra cosa che la direzione dovrebbe cercare, come lei ha detto prima, che c'è una situazione con l'ufficio delle entrate, con l'agenzia delle entrate, per cercare di andare sulla voltura automatica anche delle dichiarazioni di successioni, perché poi in effetti a volte noi in ufficio dobbiamo venire per queste cose, per allineare qualche disallineamento, per portare una domanda di voltura che non è registrata, non è sfogata o qualcos'altro. Queste sono le situazioni. E poi un'altra cosa che dovremmo dire, che suggeriva l'ottimo collega Nunzio, le planimetrie, quando saranno pronte, l'accesso alle planimetrie, se possiamo noi da studio tramite GeoWeb, facciamo le misure e tutto il resto, poter acquisire anche le planimetrie dei fabbricanti che per esempio hanno fatto importare. Pare che c'era stato un progetto di legge, poi si è fermato, non lo so, speriamo che tutto questo, insomma, noi siamo ben favorevoli a questo. Io ho spinto tanto personalmente quando ero responsabile della commissione Catastro, ancora non ero presidente, poi da presidente, affinché si andasse verso il telematico. E devo dire, forse il Principe di Avellino, credo che in Campania, penso di poter dire che la percentuale più alta di invii telematici penso che sia proprio la provincia di Avellino. È un merito anche del collegio in questo. Ci sarà, anche se piccolo, ma c'è. Per cui io oggi, insomma, credo di, innanzitutto vi ringrazio ancora della presenza e della sensibilità che avete avuto ad accogliere la nostra richiesta. E cercando appunto oggi di farci capire qualcosa in più per collaborare sempre di più insieme, perché se è vero, come dice l'ingegnere Berlandi, che siamo un'unica famiglia, ci dobbiamo parlare delle cose che vanno bene e anche delle piccole disfunzioni che ci sono per poterle poi correggere. Io vi ringrazio. Buongiorno a tutti, solo un saluto. Io ho avuto l'invito dopo l'incontro che abbiamo fatto un paio di settimane fa, se ricordo bene, a Napoli, sempre sullo stesso argomento, dal Presidente Santorosso, e sono stato ben felice di accoglierlo subito, non fissando né data né altro. Detto lei mi dica la data, io organizzerò, cercheremo di venire, perché credo che è importante incontrarci in queste sedi per tranquillizzare anche ogni volta che c'è qualche problema. È chiaro che quando c'è un cambiamento qualche problema c'è sempre, soprattutto su, vedo che c'è anche qualche persona che con me comincia qualche capello non più scurissimo, e chiaramente i giovani magari hanno meno problemi per i cambiamenti, noi qualche problema in più ce l'abbiamo, diciamo la verità, quindi siamo timorosi, pensiamo che il nuovo possa creare altri problemi, perché sappiamo che nella vita i problemi non mancano mai, no? Allora io sono molto contento di essere qui, è la seconda volta che vengo ad Avellino, 2 mesi fa ho visitato l'ufficio, mi è sembrato un bel ufficio, devo dire. Problemi ci sono dappertutto, in Campania in particolare, devo dire. Io vengo da 15 anni fatti in direzione centrale Catasto, ho gestito anche qualche ufficio, quindi un po' di esperienza ce l'ho. Ovviamente la campagna mi ha intimorito, ecco, anche in questo caso. Quando mi hanno detto vai a fare il direttore regionale della campagna, ho ringraziato per l'alto onore che mi è stato dato, perché comunque non
cosa molto importante, però chiaramente avrei preferito, se avessi potuto, altre realtà locali. La Campania è un grosso problema, anche se ho potuto verificare in questo anno, perché da un anno e due mesi che ho questo incarico, che la Campania è una serie di realtà diverse, molto diverse. La provincia di Avellino, la provincia di Benevento sono molto diverse dal resto della Campania. Qui l'aria è diversa, devo dire. Nel napoletano o nel casertano è molto più difficile. Problemi ci sono, grossi problemi di gestione. Ripeto, la provincia di Avellino è più tranquilla e serena, l'ufficio mi sembra che grossi problemi in questo momento non ce l'abbia. Ha vissuto grossi problemi, come diceva il Presidente, io li ho vissuti in sede centrale e mi ricordo perfettamente le richieste del Collegio dei Geometri di Avellino, drammatiche di qualche anno fa, sulla cartografia. E ho vissuto in seconda, diciamo, sponda anche la parte relativa al recupero del disastro della cartografia di Avellino, passatemi la parola disastro perché mi è sembrato che quello fosse la situazione, la sperimentazione con Agea, che ricordava il Presidente, i problemi nati al momento della digitalizzazione, tanto è vero che abbiamo dovuto riprendere in mano con Agea e con l'ufficio di Avellino tutto il lavoro che era stato fatto per cercare di recuperare tutto quello che si era perso nella digitalizzazione. Oggi credo che la situazione sia sicuramente migliore e per fortuna che all'epoca questa problematica è stata evidenziata in un modo così forte da costringerci ad esaminarla. E quindi, perché la cartografia, scusatemi una parentesi, è sempre stata qualcosa che non interessando molto al cittadino, ma interessando solo l'utente professionista, non ha creato grossi problemi a livello centrale, mentre il problema delle volture, il problema delle planimetrie era più sentito dal cittadino, per cui arrivavano istanze al ministro che la casa che ho comprato 50 anni fa ancora non è intestata a me, se l'immobile c'era o non c'era sulla mappa, vi assicuro al cittadino non interessa. E qualche volta anche al professionista, perché forse faceva anche gioco, dire vabbè, ma devo fare una serie di cose per far mettere a posto, per cui voglio dire giustificava anche certe situazioni. Tant'è vero che la cartografia in Italia ancora oggi ha delle difficoltà, diciamo così, per un eufemismo. Tutto il resto l'abbiamo in qualche modo cercato di recuperare. Io per 10 anni ho portato avanti il progetto che originariamente si chiamava recupero dell'arretrato, perché voi sapete che noi avevamo un arretrato spaventoso, 12 milioni di volture da lavorare. In grossa parte è stato recuperato, ovviamente non è tutto allineato come noi vorremmo che fosse, però un grosso recupero è stato fatto. Abbiamo approfittato e stiamo cercando di approfittare della riforma che c'è stata, che ci ha portato in casa, perché io vengo dal vecchio ufficio tecnico imperiale che tanti di voi ricorderanno, dove avevamo solo il catasto. Da quando è arrivato con noi anche la pubblicità immobiliare, abbiamo vecchie conservatorie, abbiamo cercato di sfruttare questa occasione, cercando di allineare le due banche dati. Stavo dicendo al Presidente, negli ultimi 2 anni io mi sono occupato della banca dati integrata, che è il punto di arrivo di tutto. Abbiamo informatizzato negli anni precedenti il censuario, abbiamo informatizzato le planimetrie a cui faceva riferimento il Presidente, che è una documentazione in qualche modo ritenuta, non so per quale motivo, sensibile. E quindi non estendibile a tutto, anche perché non era un atto di formazione del catasto, ma era una documentazione quasi personale, per cui non si poteva dare a tutti. C'è qualche problema ancora sotto quell'aspetto, però oggi noi questo lavoro l'abbiamo già fatto, grazie a Dio dal 2000 fino al 2005-2006 abbiamo informatizzato tutto, quindi censuario, pubblicità immobiliare, in ultimo le mappe e ancora prima stavo dicendo le planimetrie. Quindi oggi siamo
nelle condizioni di cominciare a pensare a fornire un servizio integrato. Servizio integrato inteso con il supporto chiaramente della cartografia, perché è chiaro che la base è la cartografia, quindi voglio dire, ecco l'importanza dell'aggiornamento della cartografia, perché se noi abbiamo una cartografia rispondente alla realtà dei luoghi, noi avremo la possibilità, attraverso il sistema informatico, di avere tutte le notizie navigando all'interno della cartografia. Quindi chiunque avrà la possibilità di entrare nella nostra cartografia e, soltanto individuando, ciascuno di noi sa dove sta la propria casa, nel caso del privato cittadino, il professionista non accetta questo problema, andando quindi ad evidenziare soltanto l'immobile, avrà tutte le notizie riferite a quell'immobile, quindi planimetrie, situazione censuaria, situazione anche degli atti. Questo sarebbe la banca, sarà la banca dati integrata nella direzione in cui stiamo andando. Oggi siamo qui per parlare quindi di questa innovazione che parte, siamo a ridosso dell'avvio, perché è il 1° giugno la data di partenza. Abbiamo l'occasione di commentare in qualche modo questa disposizione, questa procedura operativa che è uscita pochi giorni fa, è del 18 maggio, quindi che è la procedura operativa che riguarda fondamentalmente l'ufficio, su come l'ufficio si deve organizzare, su come l'ufficio deve procedere. Ma chiaramente, come dicevo prima il Presidente, noi siamo ben consci che da soli non possiamo fare nulla. La nostra struttura è una struttura dove si deve lavorare insieme, noi con, soprattutto con le organizzazioni, cioè con i professionisti, e per professionisti intendo ovviamente i geometri, che sono per i catastali, sono chiaramente la nostra controparte, o comunque siamo insieme al tavolo, e i notai, perché voglio dire, sono queste le tre realtà. Poi ci sono anche altri professionisti, gli ingegneri, gli architetti, ma per gli ingegneri e gli architetti è più, diciamo, occasionale la motivazione, mentre noi e voi stiamo tutti i giorni all'interno di queste strutture. Vi rubo altri solo 2 minuti. So che qui ad Avellino il telematico è abbastanza, diciamo, avviato, nel senso che c'è una sensibilità da parte vostra, da parte nostra sicuramente c'è a monte, nello sfruttare al massimo queste potenzialità. Io vi invito tutti quanti a spingere, perché questo è diciamo un qualcosa su cui l'agenzia ha investito molto. Io credo che vada a favore soprattutto dei professionisti. Il rapporto, ecco, vediamoci per andarci a prendere un caffè, vediamoci per altri motivi, vediamoci se c'è un problema, ma è una grossa comodità, consentitemi, se funziona e deve funzionare, insieme a voi la dobbiamo far funzionare, la possibilità di avere tutto senza uscire dallo studio, avere la possibilità di accedere ai nostri atti, avere gli estratti, il famoso estratto di mappa digitale di cui parleremo oggi, avere la possibilità di presentare senza essere in quelle situazioni, perché noi, i nostri uffici, i nostri spazi poi non è che siano molto, molto comodi, stare in piedi ore e ore ad aspettare, e in qualche modo, passare il termine, essere condizionati, io dico solo condizionati, dal funzionario che c'è lì davanti. Io credo che sia molto meglio per tutti vederci per altri motivi, ma mandare tutto ed aspettare che rientri. Oggi c'è la possibilità, con questa nuova procedura, poi il genere d'amico che affianca a me vi dirà tutte le cose sotto l'aspetto tecnico, di avere praticamente un'approvazione automatica, riavere tutta la documentazione, voglio dire, se c'è qualcosa che non va, avere un report con le motivazioni delle sospensioni, le motivazioni di un'approvazione, voglio dire, questo è secondo me quanto di meglio, se fossi un professionista, potrei desiderare. Io credo che su questo ci sia poco da dire. Ribadisco la mia disponibilità. Presidente, in qualsiasi momento voglia, noi ci possiamo vedere qui o a Napoli, dove io sono tutti i giorni. Se c'è qualche problema, rimarrò a vostra disposizione.
passo la parola al direttore dell'ufficio di Avellino e Vito, dove ci saremo. Allora, buongiorno a tutti, ci conosciamo tutti di vista e anche sostanzialmente per esserci frequentati da 3 anni, ringraziando Dio. E ho l'orgoglio di salutare il mio direttore regionale, i colleghi della direzione centrale, ringraziare il presidente del collegio che ha testato, anzi, enormi progressi nell'ambito di un rapporto che con orgoglio, questo lo dico, quando sono venuto era molto molto deteriorato. Costringeva quasi quotidianamente, giusto quando sono arrivato, sentivo dire chiamiamo i carabinieri. È vero? Grazie. E con orgoglio e grazie al sacrificio di tutti i funzionari, buona parte, io poi tutte le famiglie sempre ovviamente tendiamo di recuperare tutti i funzionari che onestamente, quotidianamente, con grande sacrificio rappresentano il paese, che abbiamo instaurato un rapporto basato sulla cordialità, sulla comprensione, sulla relazione, sulla rappresentazione e sulla risoluzione. Ovviamente non abbiamo le bacchette magiche per risolvere tutto e a quello chiaramente ci predisporremo nell'attrezzatura. Però il fatto che non sento più dire chiamiamo i carabinieri per risolvere soluzioni che poi con un attimo di pazienza, di sopportazione reciproca, veramente potevano essere risolti, questo mi orgoglio. Con altrettanto orgoglio rappresento al direttore regionale che quando sono venuto all'ufficio di Avellino era l'ultimo perché non c'era un altro sotto, perché nelle indennità incentivanti, lo sanno bene, hanno preso un obolo che i funzionari disse di devolvere in beneficenza per la sclerosi multipla, per la fibrosi cistica. E con orgoglio rappresento, grazie a voi, grazie ad ognuno di voi, grazie ai miei funzionari, con inversione di tendenza non stiamo più nella parte destra della classifica e siamo nella parte sinistra, guardando il tabellone, proponendoci di scalare altre posizioni. E questo ovviamente è un aspetto che ha gratificato l'utenza professionale, ripeto, gestita in modo autorevole, brillante e sostanziale dall'amico Santosuosso, anche io gli do del tu, proprio per, nell'ambito del rispetto istituzionale, per questa veramente stima che ho instaurato, perché lo sapete, le varianze aziendali, per tecnica aziendale non esiste un'azienda perfetta, l'azienda può essere perfettibile e tutti ci sforziamo a quello, però passi giganteschi ne abbiamo fatti. Nell'auspicio quindi sempre di migliori, chiaramente, gratificazioni, passo la parola al collega e a tutti. Buon ascolto. Allora, io il collega è l'ingegner Delmico della Direzione Centrale Catasto, è la persona che ha trattato anche questa procedura operativa, quindi adesso andiamo alla parte un po' più interessante, che è la parte tecnica. Con l'augurio, lo faccio io, che sia l'ultima versione di Fregeo. Speriamo. Noi ce l'auguriamo. Sono
forse una specie di corso. Meglio. Intanto saluto tutti, buongiorno, io lavoro alla direzione centrale nell'ambito delle cartografie. Adesso vi farò una presentazione un po' in generale su Pregeo 10 e la produzione automatica e approfitterò per chiarire alcuni punti alcuni passaggi fondamentali che riguardano la produzione automatica di Pregeo 10 e poi più che la procedura operativa andrò a trattare la parte relativa alla nuova circolare che dovrà essere emanata a breve. Questo non perché la procedura operativa ha un significato un po' particolare, in effetti serve esclusivamente alla gestione dell'ufficio, all'operatività dell'ufficio, quindi non ha ricadute sul mondo professionale. Per contro, negli ultimi tempi abbiamo fatto un notevole sforzo per riuscire ad individuare invece tutte quelle cose che magari sono state trattate nella procedura operativa e che invece hanno una ricaduta sul mondo professionale, perché giustamente il mondo professionale deve essere portato a conoscenza. Allora, gli argomenti che andremo a trattare sono il modello concettuale della produzione automatica degli atti di aggiornamento con Pregeo 10, l'obbligo dell'estratto di mappa per la redazione degli atti di aggiornamento a partire dal 1 giugno del 2010, il monitoraggio degli estratti di mappa e poi vi accennerò anche agli incontri che si sono avuti con i direttori regionali e i capi ufficio dei vari capi ufficio e anche i referenti dei collegi provinciali. Andiamo a trattare quindi il modello concettuale della produzione automatica di atti di aggiornamento Pregeo. Intanto alcuni concetti fondamentali sono quelli di avere individuato e codificato delle tipologie di atti di aggiornamento. Come voi ben immaginate, gli atti di aggiornamento presentano delle casistiche che sono abbastanza vaste, per cui riuscire a fare una procedura che in automatico riesce ad interpretare e ad approvare automaticamente, arrivare all'approvazione automatica di un atto di aggiornamento è una cosa non così semplice, per cui si è reso necessario andare a definire e codificare delle tipologie di atti di aggiornamento. È stato fatto uno studio preliminare che è andato ad individuare le tipologie che per una serie di ragioni sono state ritenute più frequenti e comunque rivestivano una maggiore importanza. Un altro dei concetti fondamentali che riguarda il Pregeo 10 è l'indice di affidabilità della mappa. Questo indice di affidabilità della mappa è quello che trovate scritto in basso nell'estratto mappa di Pregeo 10, è un numeretto che indica una misura. Questa misura è stata ottenuta trattando da un punto di vista statistico tutti gli scarti, il massimo valore di scarto che si verifica nel momento in cui noi andiamo a fare una rototraslazione dell'estratto di mappa sul una rototraslazione del rilievo sull'estratto di mappa.
andando a considerare statisticamente i massimi valori di scostamento che si verificano, è stato tirato fuori questo indice di affidabilità della mappa. Peraltro questo indice di affidabilità della mappa considera tutta una serie di fattori, a cominciare dalla scala della mappa, dal modo in cui è stata prodotta la mappa, dal modo in cui è stata scansionata la mappa, quando è stato generato il raster, anche dalle tipologie varie di scanner, tenendo conto tutta una serie di fattori è stato sviluppato questo indice di affidabilità della mappa. Questo occupa un ruolo fondamentale perché, tra virgolette, ci consente con una in modo rigoroso di poter distinguere un atto che tranquillamente può essere approvato in automatico da uno che invece forse ha bisogno di essere controllato un po' più a fondo. Un altro punto fondamentale per quanto riguarda l'aggiornamento degli atti con pregio 10 sono gli estratti di mappa digitali che vengono rilasciati per gli atti di aggiornamento. Questi estratti di mappa, a differenza di quelli precedenti, volgarmente diciamo quelli tradizionali, quelli che si utilizzavano nel pregio 9, contiene delle informazioni aggiuntive che sono fondamentali affinché il professionista abbia a disposizione tutti i dati che riguardano l'archivio censuario cartografico e topografico. Quindi vengono veicolati con l'estratto di mappa tutta una serie di informazioni che poi sono indispensabili per poter decretare nello studio del professionista se un atto sarà approvabile in automatico o meno. Mi riferisco in pratica alla ditta, mi riferisco alle coordinate dei punti fiduciali, ai punti fiduciali, alle misurate e anche ai dati censuari delle particelle. Un altro discorso, dopo che aveva un certo rilievo, è la proposta di aggiornamento. La proposta di aggiornamento, che già insomma, è da un po' di anni che viene utilizzata, e questa proposta di aggiornamento è fondamentale perché comunque consente di fare una serie di elaborazioni che consentono appunto di verificare se un atto è probabile o meno. Poi un altro punto estremamente importante è quello della generazione automatica di un modello per il trattamento dei dati censuari. E qui bisogna aprire una piccola parentesi. Vedendo un po' la struttura che veniva data nei vari uffici per la compilazione del modello censuario, è emesso che praticamente ogni ufficio trattava in maniera differente dall'altro la compilazione di questi modelli. Questo significa che un modello censuario presentato da Avellino magari a Caserta o Benevento non sarebbe andato bene, o avrebbero dovuto dare dire, l'ufficio avrebbe dovuto dare dire. In effetti non è mai stata definita una codifica puntuale su come strutturare un modello censuario. Qui si vuole forse per la prima volta andare a definire uno schema in funzione delle tipologie, in questo caso, che qui si può fare. Si deve definire uno schema che deve essere applicato rigorosamente. In queste condizioni qui il sistema, la procedura pregio 10 è in grado di andare a costruire un modello censuario. Tra l'altro questo modello censuario finalmente, una volta per tutte, rispecchia anche tutto quello, rispecchia la modalità di produrre questo modello in tutta Italia. Quindi dal nord al sud non ci sarà nessuna differenza su come viene redatto questo modello censuario. Un altro punto fondamentale è la relazione tecnica strutturata. La relazione tecnica strutturata riveste un'importanza fondamentale. Noi nelle nostre normative abbiamo dei casi in cui si può andare in deroga alle norme. Nel momento in cui possiamo andare in deroga alle norme, però dobbiamo dichiararlo. L'unico modo per automatizzare l'approvazione di un atto automatico nei casi in cui
è prevista dalla norma, una deroga, è quella di andare a fare una relazione tecnica strutturata. Ad ogni deroga praticamente corrisponde una dichiarazione di relazione tecnica strutturata che ha la funzione di consentire di sbloccare dei controlli che in caso contrario sarebbero negativi. Poi un altro punto fondamentale è quello della trasmissione telematica degli atti di aggiornamento, e su questo sicuramente bisognerà puntare, anche perché molte volte dal mondo professionale ci viene richiesto di avere un maggior rigore, soprattutto vengono fatte molte lamentele su tempi di attesa e quant'altro. In effetti l'unico modo per poter effettivamente avere un dato certo sia da parte vostra sia da parte nostra è quello di avere proprio la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento, perché lì rimane tracciato tutto il percorso che subisce un atto di aggiornamento, un estratto di mappa. Un'altra cosa molto importante è che i criteri di approvabilità degli atti di aggiornamento sono stati condivisi con gli ordini professionali. Attenzione, perché questa procedura pregio 10 e a differenza delle altre, diciamo, di importante perché comunque cambia il modo di approcciarsi ai problemi. Prima magari era solo l'agenzia che decideva di fare una determinata procedura e voi professionisti subivate quello che l'agenzia faceva. Invece qui anche i collegi e gli ordini professionali si sono fatti parte attiva, hanno partecipato su dei tavoli comuni con l'agenzia in modo tale da definire criteri e regole per arrivare comunque ad un fine comune, che è quello praticamente di ottenere dei criteri condivisi e comunque di arrivare a delle strutture proprio condivise. Un altro parametro che interviene è sicuramente sul pregio 10 è il confronto fra il valore della deformazione e il valore dell'indice di affidabilità. Su questo discorso, in pratica abbiamo parlato all'inizio, prima, dell'indice di affidabilità della mappa. Questo valore dell'indice di affidabilità della mappa è un valore che serve a discriminare se, quando io effettuo una rototraslazione di un libretto pregeo sulla mappa, poi effettuo delle operazioni di adattamento, prendo il massimo valore di questa deformazione, di questo spostamento che viene effettuato. Confrontandolo con l'indice di affidabilità della mappa, si ha un raffronto fra quella che è, diciamo, il grado di bontà della mappa e quello che invece e la deformazione che devo inserire io per andare ad inserire il libretto sulla mappa. Questo confronto qua, ripeto, è importante, molto importante, è stato forse uno dei punti cardini per poter discriminare degli atti che possono tranquillamente essere inseriti sulla mappa da quelli che non possono essere inseriti. Qui, giusto per fare un esempio, posso dire una cosa: per esempio, se vi trovate con una mappa, con un foglio di mappa che è stato soggetto a molti frazionamenti, a molti tipi mappali, la sagoma delle particelle può essere variata molto. Come faccio io a capire quando vado ad inserire un rilievo sull'estratto di mappa se questo mi combacia o meno? Se ci rivolgiamo alle pratiche quando vengono presentate in maniera cartacea, questa operazione viene fatta sovrapponendo il rilievo all'estratto di mappa. Questa operazione, e poi veniva giudicato se questa operazione era ammissibile anche in funzione del supporto cartaceo che si aveva a disposizione della mappa, del grado di cura con cui era stata realizzata questa mappa. Ci sono mappe che sono numeriche, altre mappe che invece nella realtà del cadastro italiano invece sono addirittura mappe che sono state formate 200-300 anni fa, quindi
quindi non possono avere una stessa corrispondenza, un grado di affidabilità proprio, così come una mappa molto più recente. Quindi, effettuando questi confronti, quel confronto che prima veniva effettuato e questa valutazione della bontà di questo adattamento che veniva fatto magari ad occhio, qui è stato razionalizzato con questo confronto fra il valore della deformazione e l'indice di affidabilità della mappa. Vediamo un po' quali sono i passi che sono stati compiuti per, affinché questa procedura pregio 10 arrivasse, diciamo, allo stato in cui è. In primo luogo è stato firmato il provvedimento del direttore dell'agenzia il 1 ottobre del 2009. A questo provvedimento è seguita anche la circolare 3 del 2009, che è stata pubblicata il 16 ottobre del 2009. Questa circolare qui non ha previsto un periodo transitorio in cui è stato possibile presentare gli atti sia nelle vecchie modalità sia con queste nuove modalità di pregio 10. Questo affinché, insomma, i tecnici avessero il tempo di andare a prendere la mano con queste procedure qua, con queste nuove procedure, e quindi poter procedere con maggiore tranquillità dal 1 giugno del 2010, quando questa procedura qui diventerà operativa. Un altro passo che qui manca e risale a pochissimi giorni fa, esattamente al 18 maggio, è la pubblicazione della procedura operativa, che comunque, ripeto, non ha per i contenuti che ha, non ha un vero e proprio impatto sul mondo professionale, ma riguarda l'organizzazione degli uffici. Ci sono, per la verità, alcuni aspetti che saranno prossimamente messi in evidenza con la pubblicazione di una circolare integrativa, che invece andrà a trattare quei pochi argomenti che attualmente sono stati, tra virgolette, un po' anticipati sulla procedura operativa e che invece impattano proprio con il mondo professionale, e quindi giustamente devono essere portati a conoscenza del mondo professionale con una circolare. Al fine di realizzare questo atto di aggiornamento si parte da un estratto di mappa rilasciato dall'ufficio che contiene tutti i dati utili a poter redigere questo atto di aggiornamento, si passa attraverso un modello censuario codificato in base ad una casistica analizzata e fissata dall'ufficio con le 32 tipologie, si passa poi anche alla redazione della proposta di aggiornamento e si passa anche dalla relazione tecnica strutturata. Vediamo un po' qual è un po' il flusso che si genera. Possiamo vedere qui il sistema informativo dell'ufficio che contiene tutta quella che è la cartografia catastale. Questa cartografia catastale può essere trasferita tramite l'estratto di mappa al tecnico professionista, il quale, tramite l'ausilio della procedura pregeo e tramite il rilievo effettuato sul terreno, va a realizzare la proposta di aggiornamento, redige l'atto che viene successivamente inviato alla struttura dell'agenzia del territorio. Quest'atto viene trasferito e subisce tutta una serie di controlli da parte di pregeo 10, superati questi controlli, l'atto di aggiornamento va ad essere inserito all'interno della banca dati cartografica e va anche ad aggiornare le banche dati topografiche e la banca dati di catasto terreni. Quindi, vi dicevo che le procedure su cui le procedure, i provvedimenti che sono stati presi sono quello del direttore dell'agenzia,
la circolare numero 3, la procedura operativa e questa nuova circolare integrativa in corso di emanazione. Quindi, vediamo un po' che cosa introduce la circolare numero 3. La circolare numero 3 prevede l'attivazione su tutto il territorio nazionale della procedura pregio 10. In questo periodo la modalità di transizione sarà facoltativa e estesa a tutti i professionisti, e comunque gli estratti di mappa prevede la possibilità di realizzare gli estratti di mappa in formato pregio 10 per tutti gli uffici. Dal 1 giugno 2010 invece avremo l'obbligatorietà della procedura pregio 10 e l'obbligatorietà degli estratti di mappa rilasciati per la redazione degli atti di aggiornamento. Quindi una cosa importante è che relativamente alle particelle che vengono richieste dal professionista, il nuovo estratto di mappa fornisce appunto l'intera banca dati, come vi avevo già detto, cartografica, topografica e censuaria. Quando andiamo a rilasciare l'estratto di mappa, inoltre vediamo quella che è la garanzia del completo allineamento degli archivi. Sulla base del nuovo estratto di mappa, i controlli vengono eseguiti tutti quanti presso lo studio del professionista, il quale riesce a sapere se quest'atto, quando arriverà in ufficio, verrà approvato automaticamente o meno. Possiamo fare una domanda? La garanzia del completo allineamento degli archivi, penso che sia voce unanime di tutta la sala. Noi abbiamo un problema verificato, che oggi abbiamo ancora dei posti che non sono collaudati, che sono veramente fatti malissimo. Quando noi arriva l'estratto digitale vostro, ci accorgiamo che le cose. Che non sono stati collaudati, cosa significa? Ci stanno girando di due fili tutta la provincia, che non sono concorrenti anche le regole attivate, ho detto foglio catastale, che succede quando noi arriva l'estratto in ufficio che abbiamo pagato regolarmente e non è conforme a quella che la cartografia che abbiamo dovuto oppure la zona che conosciamo? Voi sì. Garantite che quello, io potrei fare un tipo su una particella che non è conforme a quella che la cartografia, perché voi me lo collaudate, no, mi date il tipo, l'estratto è collaudato e poi è conforme. Io faccio il tipo, non è quello la particella oppure davanti a voi. Qui bisogna un attimo distinguere, noi quando viene prodotto l'estratto di mappa, sì, quando viene richiesto l'estratto di mappa, l'ufficio deve provvedere a recuperare tutto quello che non è allineato, e per fare questo ha a disposizione alcuni strumenti che sono strumenti informatici, perché se un atto risulta presente al sistema ma non è stato registrato, noi ci siamo detti, noi abbiamo fogli digitali che ci vengono rilasciati oggi in ufficio e sono difformi dalle particelle di impianto. Noi abbiamo, io se vado a fare una misura, ne ho fatta qualcuno stamattina, ho dei fogli che sono completamente diversi da quello che ti piano la linea nera. Quindi io se vado a chiedere l'estratto, lo danno come estratto già oggi. La stampa digitale che viene fatta non è conforme ai fogli. È un problema serio da dire. Ma questo, ai colleghi sarà capitato prima che abbia detto questo è un discorso, come facciamo a operare con pregio 10 quando noi abbiamo i fogli che non sono conformi a quelli che erano i fogli, a quello che la realtà catastale. Intanto bisogna un attimo vedere che cosa riguarda, perché mi è la salto delle particelle in 80% dei casi dei fogli è stravolta rispetto a quella situazione reale fatta pure con altri aggiornamenti nostri. Io non riesco a capire dove sta il 2008 che è rimasto con questi soprattutto che hanno un lavoro per io personalmente le posso dare prova quando vuoi. Su questo io avrei bisogno di confermare. Il problema è semplice, abbiamo una carta che è diversa da quella calma. Così sono il referente cartografico e quindi io penso una cosa, no? Che noi giustamente, come si diceva prima, questa è una novità, però non è che ci dobbiamo far prendere dal panico di quello che succederà. Io credo che nel momento in cui c'è una gestione di buon senso sia da parte nostra dell'ufficio che da parte vostra, allora continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto e sostanzialmente i numeri, come dire, sono confortabili, perché questi li facevo vedere prima al collega, noi viaggiamo su una trattazione di circa 800 atti
al mese, e non so gli altri uffici della Campania che cosa riescono a fare, probabilmente come dire, di più, però insomma vuol dire è un dato importante e sul quale garantiamo una risposta in termini della casa della qualità che è eccellente, credo, perché noi diciamo il 99% di questi atti riusciamo a farli in giornata, il discorso qual è? Allora ci sono giustamente problemi di questo tipo qua, però io credo che bisogna distinguere l'entità del problema e nell'ambito di questa procedura operativa è stata predisposta diciamo un modello di richiesta per l'estratto di mappa nel quale mi pare di aver capito c'è la possibilità da parte vostra di indicare tutte quelle che sono le situazioni di, che determinano un non allineamento con diciamo tra nella banca dati. C'è la possibilità, come dire, di allegare atti che sono in vostro possesso. Quindi voglio dire, io credo che nel momento in cui un professionista interviene sull'immobile, lui ha la possibilità di capire già quali sono i problemi. Fermo restando che comunque ci interverremo noi con una organizzazione alla quale stiamo pensando, con un direttore, con uno sportello dedicato, con operatori che già, come dire, sono nell'ambito di questo pregio, ai quali seguirà il back office operatori che operano sulla cartografia. Quindi credo che, ripeto, con la vostra collaborazione saremo in grado di tenere sotto controllo questa situazione qua. Quindi niente di cui allarmarsi e spaventarsi. Posso dire una cosa un attimo? Perché poi questo sforzo è un po' di completo. Ma l'intervento postumo al rilascio dell'estratto, io che potrei andare a lavorare in un comune, non ho la cartografia, mi rilascio dell'estratto, mi accorgo dopo aver preso da voi che c'è l'errore, l'intervento postumo già l'ho sbagliato. Cioè, ho allineato le banche dati prima, ci mettiamo insieme a lavorare. È stato questo. Perché dopo tutto noi li paghiamo, sì. Sì, e proprio per questo motivo qui sto dicendo che è a carico dell'ufficio andare a fare tutti i controlli, non solo in banca dati, ma anche sul materiale cartaceo che è a disposizione dell'ufficio. E questo è un compito che si deve fare carico l'ufficio. Questo qua è bene chiarirlo. Riguardo al modello che è stato anticipato, vi anticipo a questo punto un altro discorso, che comunque è vero che il modello che è stato predisposto sempre per la richiesta delle particelle, ma è anche vero che non è obbligatorio, e questo lo sottolineo, da parte del professionista andare a mettere dei dati. Se ce li ha e sono in suo possesso e è disponibile a darceli, che ben venga. Se ha già una copia del frazionamento, perché se lo ritrova dall'atto, lo riesce a estrarre dall'atto, o perché ce n'è a disposizione una copia e ce la fornisce, che ben venga, perché questo serve sicuramente a seguire il lavoro dell'ufficio. Questo in uno spirito di collaborazione. Ciò non toglie che comunque rimane a carico dell'ufficio andare a fare tutti i controlli, anche quando il tecnico non ha a disposizione niente e non dà niente. Scusa Alessandro, facciamo finire l'esposizione, dopodiché facciamo un attimo di domande e di è chiaro che dopo ci sarà un dibattito, però se interrompiamo alla fine, era il punto che era quello bruciato, ho capito. Ormai è basato su quello, probabilmente il tuo discorso è riferito a dei casi molto particolari, per cui un attimo vorrei dirci una cosa, perché comunque quando arriveremo a quel modello saranno un po' più chiare anche alcune cose. E noi abbiamo comunque anche una carta della qualità in cui l'80% degli estratti deve essere rilasciato in giornata e il rimanente 20% deve essere rilasciato entro 3 giorni. Questo però sicuramente è possibile farlo per controllarlo tra virgolette per via telematica, sicuramente è molto più difficile poterlo controllare in altri con le richieste in front office. Volevo solo precisare che la mia osservazione è rivolta a un cittadino che veramente è stato importante,
e chi ha digitalizzato le mappe, che forse ha fatto qualcosa di strano, perché sono le mappe digitali che non funzionano, perché non vincono veramente, hanno messo esperienza personale capace di vedere 600 euro di problema. Sono pienamente d'accordo con questo discorso qua, cioè nonostante l'ufficio ha questa situazione deve farci un po' perché poi ci si trova quell'anno e azzeriamo di chiudere marco perché poi andiamo questo un attimo, ora ci arriviamo, perché comunque ripeto, al fine della garanzia di questi tempi su questo modellino è previsto che venga riportato un protocollo che è quello della richiesta dell'estratto di mappa. Quindi abbiamo detto che comunque a partire dal 1 giugno del 2010 è obbligatorio il rilascio dell'estratto di mappa rilasciato dall'ufficio. Purtroppo da questo punto di vista devo dire una cosa, che guardando un po' le statistiche Avellino lascia tra virgolette un po' a desiderare, nel senso che la maggior parte di estratti di mappa che sono stati richiesti da Avellino riguardano gli autoallestiti piuttosto che quelli rilasciati dall'ufficio. Quindi attenzione, perché qua il problema comunque rischia un po' di averlo l'ufficio, perché comunque non avendo richiesto mai estratti di mappa all'ufficio, l'ufficio in un periodo iniziale potrebbe avere qualche difficoltà effettivamente, perché un conto è che ha avuto la possibilità di organizzarsi proprio perché aveva delle richieste sul campo, un conto è che ipotizza una determinata situazione che poi magari non potrebbe essere conforme a quella reale. Quindi purtroppo qui siamo agli sgoccioli e a questo punto non so quello che si può fare. Certo, se fossero stati presentati alcuni mesi fa, già anche 2-3 mesi fa, un certo numero di richieste estratte di mappa in pregio 10, e questo purtroppo tra virgolette è un po' una tiratina d'orecchie che do ai professionisti di Avellino, l'ufficio sicuramente avrebbe avuto la possibilità di capire veramente qual è l'impatto di una richiesta di queste estratte di mappa e organizzarsi di conseguenza. Poi propongo una cosa, continuo con l'esposizione, poi dopo ne parliamo. Ma secondo me la colpa che non abbiamo è che noi gli autoresti non tanto persone che hanno cercato di risolvere quel problema, per cercare di aiutare l'ufficio. Ma io non capisco una cosa, scusate, ma io non capisco una cosa, che cosa cambia per l'ufficio andare ad allineare prima di fare un estratto di mappa la banca dati e tutto quanto, e andare ad allineare successivamente quando viene presentato un estratto autoallestito? C'è qualche differenza? Per cui io non vedo, se è andato avanti fino adesso, cioè io non vedo l'utilità, si tratta soltanto che l'ufficio deve organizzarsi per spostare questa fase di allineamento delle mappe da una fase successiva ad una fase precedente, quella del rilascio dell'estratto di mappa, e questo è un nodo fondamentale. Alcune considerazioni che vorrei fare sul pregio 10 riguardano che intanto questa procedura pregio 10 è stata sviluppata senza andare a modificare nessuna normativa, cioè le normative sono quelle, sono state applicate puntualmente, e questo è un concetto fondamentale. Un altro concetto è che a differenza, ripeto, di altre procedure, questo sistema di aggiornamento al catasto a questo sistema di aggiornamento del catasto catastale i professionisti non sono esclusi, anzi partecipano attivamente all'aggiornamento del sistema delle banche dati catastali, e questa è una funzione molto importante che viene data ai professionisti. Un'altra cosa molto importante è che questa procedura qua
risulta, diciamo, migliora l'efficienza, perché un professionista, senza bisogno di andare in ufficio a vedere se c'è qualche problema magari riscontrato dal tecnico dell'ufficio, o se c'è qualche altro tipo di problema, lo scopre magari al momento di presentare l'atto di aggiornamento. Qui il professionista ha la possibilità già di fare le verifiche nel proprio studio professionale, e questo penso che sia un altro punto importante. La soluzione è efficace perché ci consente di avere la possibilità di avere una banca dati aggiornata in tempo reale. Nel momento in cui viene presentato un atto di aggiornamento, questo viene aggiornato immediatamente, e questa è un'operazione molto importante. Un archivio ha senso di esistere quando viene aggiornato in tempo reale. Se aggiorno un archivio dopo 20 anni, non me ne faccio proprio niente. Quindi questo è un altro punto fondamentale, importante, della procedura per Geo 10. Questo è un altro punto estremamente importante, su questo penso che ce ne dobbiate dare atto, è che molte volte arrivano delle lamentele per cui viene detto: ah, quel tecnico dell'ufficio non mi ha fatto passare l'atto di aggiornamento, mentre invece se lo presento con quell'altro magari passa. Questa procedura qua non ha fatto altro che trasferire quelle che erano le normative su un programma che, in maniera del tutto imparziale e uniforme per tutta l'Italia, va a verificare il rispetto delle normative. E questo è un altro punto che penso che sia fondamentale. L'Agenzia del Territorio comunque non rinuncia al controllo di questi atti qui, che viene effettuato dopo l'approvazione e la registrazione degli atti di aggiornamento. Questo, tra virgolette, penso che sia, questo pregio 10, penso che al di là della procedura, del programma in sé, stia segnando una nuova tappa di civiltà amministrativa. Qualcuno l'ha definita pure amministrazione 2.0, come dice l'ingegnere Ferrante, l'ha definita amministrazione 2.0, nel senso che stavolta l'amministrazione non ha più quel ruolo di potere di imporre agli altri, ma sta facendo partecipare anche i professionisti alla vita, tra virgolette, amministrativa di un atto di aggiornamento, facendo partecipare peraltro anche i cittadini tramite la mediazione di voi tecnici professionisti. Questo peraltro è un modello organizzativo che sicuramente potrebbe anche essere esteso, anche si potrebbe pensare di estenderlo anche ad altri settori della pubblica amministrazione. Purtroppo qui torniamo agli estratti di mappa, vediamo un po' ricchettino quella della situazione sul monitoraggio degli estratti di mappa. Questi sono i dati relativi al mese di aprile. Abbiamo due slide. Nella prima, quella alla vostra sinistra, vi sono una serie di barre di vario colore. Queste barre di vario colore fanno riferimento ai vari mesi da quando è avvenuta l'attivazione di Pregeo 10. Negli ultimi mesi praticamente quello che si nota qual è? Che fino ad aprile non c'è stata nessuna variazione fra la quantità di autoallestiti e la quantità di estratti di mappa che sono state richieste agli uffici. Come vedete, la situazione è abbastanza variegata in tutta Italia e non segue nessun criterio geografico, né di tipologia di mappe, né di nulla. Perché vedete che ci sono uffici come Bari o Cosenza, per esempio, che hanno quasi tutti gli estratti che vengono rilasciati dall'ufficio e quindi già sono, tra virgolette, abituati ad avere un impatto con la produzione di questi estratti di mappa nei tempi stabiliti, e altri uffici invece che, andando avanti con l'estratto di mappa autoallestito, invece potrebbero avere qualche difficoltà, almeno nella fase iniziale. Quello che mi preme farvi vedere un attimo, allora, questa è la prima situazione con i diagrammi a barre. Ora vediamo in particolare quelli della Campania. Quest'altro diagramma invece che troviamo sulla destra riporta dei pallini, riporta
è un diagramma un po' complesso, bisogna considerare intanto con i colori che rappresentano ciascuna provincia il numero di estratti che la percentuale di estratti che vengono rilasciati entro 3 giorni. Il 100% vengono rilasciati in 3 giorni con questo colore giallino, e qua mi sembra che rientrate anche voi. Quelli che rientrano in 3 giorni con tra il 98 e il 99% sono quelli che sono segnati in azzurro, e così via. Poi un altro dato importante per leggere questo monitoraggio sono le dimensioni del pallino, che riguardano il numero di estratti che vengono rilasciati in colore verde, che vengono rilasciati dall'ufficio, e in colore rosso invece sono gli estratti di mappa autoallestiti. Come vedete, la situazione qui ad Avellino è molto felice, perché se guardate un po', gli estratti di mappa che vengono richiesti sono estremamente pochi rispetto al totale. Andiamo più in dettaglio nella campagna e vediamo un po' tutta la campagna, ad eccezione di Benevento, che ha una situazione un tantino migliore. Purtroppo non sono messi molto bene, perché la maggior parte di estratti di mappa qui sono stati rilasciati, sono stati predisposti con l'autoallestito. Come vedete, tra l'altro, nel tempo non c'è stata nessuna variazione, questo nonostante l'ingegnere Ferrante personalmente si è mosso varie volte per andare a fare incontri, tanto nelle varie direzioni regionali, con tutti i direttori regionali, direttori provinciali e anche con i rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Nonostante tutto, non si è avuta nessuna grande variazione. Questi dati, ripeto, riguardano aprile e francamente, insomma, non è che siano proprio il massimo, perché ci saremmo aspettati comunque un incremento di estratti richiesti all'ufficio, in maniera tale da, ripeto, da agevolare poi successivamente anche le operazioni successive. Andando nel particolare, sempre qui, vediamo che gli estratti autoallestiti sono veramente tanti, sicuramente troppi. Adesso vi faccio una breve carrellata riguardo alla circolare 3 del 2009, andando a vedere un po' qualche punto un po' più importante, sebbene queste più o meno le abbiamo già trattate nella presentazione precedente. Allora, in primo luogo abbiamo parlato della definizione dell'indice, quello che interviene è il nuovo modello tecnico organizzativo per la produzione automatica di direttiva di aggiornamento, la definizione di indice di affidabilità della mappa di cui abbiamo detto prima, il nuovo estratto di mappa rilasciato dall'ufficio, la definizione e la codifica delle tipologie degli atti di aggiornamento, la definizione e codifica dei dati censuari per ciascuna tipologia, la definizione delle deformazioni di tutela cartografiche di aggiornamento, la relazione tecnica strutturale di cui abbiamo parlato prima. Inoltre, qui vi anticipo che la procedura esegue una serie di controlli, è bene avere chiaro una distinzione. Ci sono una serie di controlli che vengono effettuati quando viene presentato un atto in front office, che sono preliminari all'approvazione automatica, cioè arriva il professionista alla cassa e vengono fatti tutta una serie di controlli della presenza delle firme, della corrispondenza del codice di riscontro, della leggibilità del dischetto, e tutti questi controlli qui e la presenza dell'eventuale deposito dell'atto di aggiornamento, tutti
tutti questi controlli in front office vengono ancora effettuati dall'operatore dello sportello. Tenete presente che queste analoghe operazioni nel telematico di fatto fanno parte di quella parte di dichiarazioni che vengono rese dal tecnico. Quindi io mi permetto un attimo di dire attenzione su questa parte dichiarativa, perché qui il tecnico si assume tutta la responsabilità di quello che va a dichiarare. Okay, quindi occhio a queste cose, occhio alle ditte, occhio a tutto quello che deve essere fatto. Questo mi permetto di sottolinearlo perché forse i maggiori, tra virgolette, problemi che lamentano gli uffici sono quelli di uno scarso controllo riguardo alla ditta che firma. Va bene, quindi qua mi raccomando massimo rispetto delle regole. Questa è una parte dichiarativa e peraltro molto pesante. A parte questi controlli qui, che sono controlli di tipo formale, ci sono un'altra serie di controlli che sono quelli invece che effettua la procedura. Questi controlli propri dell'approvazione automatica riguardano i controlli sulle operazioni topocartografiche e censuarie, ovvero tutti i controlli che riguardano il rilievo, quelli che vengono svolti normalmente dal tecnico dell'ufficio, poi ci sono dei controlli che vengono effettuati anche sempre sulle coppie dei punti delle distanze misurate fra coppie di punti fiduciari. Qui si apre un discorso un po' particolare, perché in particolare questo tipo di controlli vengono effettuati utilizzando i dati che sono presenti nei file TAF e DIS scaricabili dal sito dell'Agenzia del Territorio. Questi dati qui è importante averli scaricati di recente, perché riportano tutte le misurate. C'è un caso, questo è importante perché se viene rilevata una misura, una distanza misurata tra coppie di punti fiduciali che è in contrasto con le coppie di punti fiduciali misurate, con le distanze fra le coppie distanze misurate fra coppie di punti fiduciali dal tecnico nel rilievo, allora in questo caso la procedura ha la possibilità, vi dà la possibilità di presentare ugualmente l'atto, però a patto di presentare, di andare a spuntare una dichiarazione in relazione tecnica strutturata, che in cui il tecnico dichiara comunque che ha effettuato dei controlli sulle misure, che ritiene esatte le sue misure e pertanto chiede che l'atto venga approvato successivamente. Eventualmente sarà poi compito dell'ufficio andare a verificare se effettivamente l'errore sta sull'ultimo tecnico, sul tecnico che attualmente sta presentando l'atto, o se questo errore è stato commesso in precedenza. Vedete che molte volte, questo lo dico perché molti uffici hanno mosso delle critiche, nel senso che sulle distanze misurate capita che ce n'è una che è in contrasto e tutte le altre che tornano con il tecnico. Dice, ma perché mi viene sospeso, devo andare a dichiarare, a fare questa dichiarazione e in automatico il sistema non mi dice che, visto che ho una sola misurata che non torna, perché sono obbligato a farlo, visto che ho una sola misurata che non torna e le altre mi tornano tutte quante bene. Su questo ve lo dico perché mi è stato segnalato molte volte. Invece penso che sia importante, anche quando ce n'è una sola che non torna, andarlo a dichiarare, perché mi è capitato di trovarmi 10 distanze misurate da tecnici diversi, tornavano tutte fuorché una, quell'unica che era quella che avrei dovuto scattare invece era l'unica, risultava l'unica giusta. Per cui queste sono situazioni che si possono verificare. Sicuramente questo discorso sui controlli tra le distanze fra coppie di punti fiduciari è importante anche per un altro motivo. Può capitare che ci siano anche delle distanze che siano state ottenute da rilievi in collaudo. In questo caso la procedura non è che non vi approva in automatico l'atto, questa è una delle tre condizioni che ora andremo a vedere. La procedura non vi approva in automatico l'atto, ma lo passa alla trattazione manuale. Questo perché? Perché
l'ufficio che ha effettuato il collaudo potrebbe anche aver commesso un errore a fare il collaudo, non è da escludersi questo qua. Quindi rimane a carico dell'ufficio andare a verificare, comunque puntualmente andare ad approfondire dettagliatamente se, se è stato commesso un errore effettivamente nelle misure effettuate dal tecnico, se c'è un errore nel rilievo del tecnico, o se l'errore eventualmente potrebbe essere anche dovuto anche ad un errore commesso dall'ufficio. Quindi attenzione, che questo è uno dei casi in cui, dei tre casi in cui si ha il controllo che passa dalla produzione automatica, passa al controllo tradizionale, e questo è fondamentale perché serve non tanto per dire quest'atto passa al tradizionale per essere sospeso, ma quest'atto passa alla trattazione tradizionale affinché l'ufficio si vada a controllare qual è la situazione specifica e vada ad appurare quali sono i motivi che hanno generato quell'incongruenza, se incongruenza è. Eventualmente sarà compito anche dell'ufficio andare a spiegare anche che la sospensione non viene fatta perché c'è la distanza in collaudo, ma perché comunque si è verificato che le misurate fatte in collaudo sono corrette. O nel caso in cui, un altro dei casi è quello del segnasse maggiore dell'ellisse superiore a 10 cm, questo è un controllo tra virgolette che è stato inserito non tanto perché c'è una norma che stabilisce che in assoluto se il segnasse maggiore delle liste d'errore superiore a 10 cm l'atto va sospeso. Nessuno ha mai detto questo, nessuno lo ha mai scritto, però è un indice di possibile eventuale errore sull'atto di aggiornamento, per cui questo deve essere un campanello d'allarme per il professionista che va a redigere l'atto per andare a fare un controllo ulteriore. Quando rilevi che per problemi particolari legati magari allo schema del rilievo o per qualunque altro motivo che si può verificare, magari il tecnico riesce ad individuare e li scrive pure in relazione, a questo punto si è dimostrato che non ha comunque potuto far nulla per superare questo problema di questo errore, allora l'ufficio, dopo aver effettuato le verifiche del caso, andrà a stabilire se effettivamente l'atto deve essere comunque approvato, perché questi scarti quadrati vengono fuori da uno schema di rilievo piuttosto che da qualche altra regione, ma se questo non è un errore, l'atto deve essere approvato. Se invece c'è un errore, invece l'ufficio deve segnalarlo. Poi ci sono dei controlli di congruenza cartografica, cioè vengono fatti dei controlli fra quello che può essere la cartografia e il censuario. Come sapete, quindi, le modalità di presentazione degli atti di aggiornamento predisposti con la procedura per GIO 10 possono essere appunto presso lo sportello, in front office, oppure inviate attraverso il canale telematico. Diciamo qui che ribadisco quello che ho detto prima: i controlli formali allo sportello li effettua l'ufficio, al telematico vengono fatti in parte dal sistema, in parte si basano un po' sulle autodichiarazioni. Poi un'altra cosa importante sono le tipologie di atti di aggiornamento che attualmente sono esclusi dalla trattazione automatica. Per una serie di ragioni, la circolare numero 3 stabilisce che non sono ancora trattabili in maniera automatica i tipi particellari, sono esclusi dalla trattazione automatica i tipi particellari, gli atti di aggiornamento che riguardano variazioni di acque e strade, gli atti di aggiornamento predisposti su estratti di mappa autoallestiti, qualora, questo è da specificare un attimo, questa dicitura deve essere letta un attimo con un po' di attenzione, perché questa riguardava all'origine gli atti che venivano presentati prima del 31 maggio. Questa frase è stata lasciata comunque, l'ho lasciata comunque, perché c'è qualche ufficio che purtroppo ancora, anche se sono casi veramente residui, in tutta Italia dovrebbero essere attorno a una cinquantina di fogli, sembra che siano ancora, non rasterizzati.
sono quindi su tutto il patrimonio cartografico, sono una quantità veramente irrisoria, però purtroppo questi fogli qua ancora non sono presenti al sistema per problemi vari. A questo punto deve essere lasciata una possibilità comunque di redigere l'atto. Io penso che questa non sia la situazione di Avellino, per cui questo, ripeto, l'ho lasciato, per cui l'autoallestito praticamente da Avellino sparisce fuorché per due casi specifici, la tipologia 2 e la tipologia 22, che riguardano atti che confermano la rappresentazione sulla mappa e che comunque modificano l'identificativo della particella. Cioè cambiano solo ed esclusivamente il numero della particella, per il resto o viene rappresentato le conferme di mappa, esattamente, per il resto se avete la sacca di una particella che tra virgolette viene colorata in quanto diventa fabbricato, qui l'estratto di mappa va pagato e non deve essere nemmeno predisposto con l'autoallestito, ma deve essere proprio liquidato. Con la tipologia di estratto di pregio 10. Qualcuno una volta sosteneva che comunque accorpando delle particelle non aveva modificato la geometria. Attenzione, perché anche la fusione di particelle non modifica delle geometrie. Quindi gli estratti di mappa autoallestiti, ripeto, gli unici due casi in cui li potete utilizzare sono tipologia 2 e tipologia 22 allo stato attuale e basta. Poi ancora, anche esclusi sono gli atti di aggiornamento presentati in esenzione di tributi. Per il momento sono esclusi, però su questo vi posso anticipare, ora lo vedremo nella circolare, purtroppo ancora questa procedura non è in linea, ma spero in tempi brevi che sarà possibile andare a presentare questi atti anche tramite il SISTER, tramite la piattaforma di Biotelematico SISTER. E questa è una delle cose importanti, tra l'altro, che a breve speriamo prima possibile di riuscire a fare, assieme a quella dell'invio dei punti fiduciari tramite il SISTER, che è una richiesta che giustamente gli ordini professionali ci fanno da una vita e che speriamo che finalmente a breve riusciamo a darli, perché sentiamo che un po' tutti gli uffici si arrampicano sugli specchi, perché giustamente, e quindi questo le devo dare atto, è un'incoerenza il fatto che magari abbiamo spinto con una procedura addirittura all'approvazione automatica, per cui non vedete nemmeno il tecnico, quest'atto passa direttamente in banca dati e poi paradossalmente per un punto fiduciale, per presentare una fotografia di un punto fiduciale, bisognerebbe venire in ufficio perché c'è quello che vuole il documento con la firma autografa cartacea. Ripeto, questo discorso qua spero che sia finalmente in via d'arrivo, perché anche noi puntiamo su questo. Per l'ufficio è una grossa semplificazione, perché comunque nel momento in cui arriva viene inviata questa monografia viene archiviata automaticamente all'interno di una cartella di territorio web e il nostro tecnico riesce ad aggiornare in brevissimo tempo la monografia. Quindi. Poi sono attualmente escluse le particelle demaniali, anche qui perché c'è un problema di firme con il sistema telematico, ancora deve essere un attimo messo a punto. I criteri di approvazione. Allora, giusto per accennarvi, insomma, qual è cosa succede quando viene presentato un atto di aggiornamento allo sportello o comunque in telematico. L'atto di aggiornamento arriva all'ufficio e nel momento, se viene presentato in front office, nel momento in cui viene caricato, in automatico parte l'elaborazione di questo atto di aggiornamento. Se invece l'atto di aggiornamento viene inviato tramite il SISTER, quindi telematicamente, quest'atto viene archiviato in una cartella. Attualmente, quando il primo operatore si trova ad aprire casse e a caricare il primo libretto pregevo, in automatico parte l'elaborazione di tutti questi atti che sono rimasti accantonati.
a seguito di questa elaborazione si possono verificare generalmente 3 casi. È tutto corretto, va in banca dati, è a posto e siamo tutti tranquilli. L'esito è stato positivo e non c'è nessun problema. Ci sono dei casi invece in cui gli esiti risultano negativi. In questo caso cosa avviene? In questo caso avviene che la procedura respinge automaticamente questi atti al professionista indicandone le motivazioni. Ci sono poi degli altri atti invece che riescono a dare un esito positivo solo a seguito della dichiarazione presente in relazione tecnica strutturata, nei casi in cui c'è una deroga prevista dalle norme. Successivamente ci sono le verifiche e ci sono invece degli altri casi che sono quelli in cui invece il controllo della procedura automatica passa al controllo tradizionale da parte dell'operatore dell'ufficio, affinché l'operatore dell'ufficio possa effettuare quelle ulteriori verifiche. E questi sono i casi in cui appunto la differenza tra le distanze misurate tra coppie di punti fiduciari all'interno dell'atto di aggiornamento con quelle omologhe presenti nell'archivio dell'ufficio e che comunque derivano da attività di collaudo sono superiori alla tolleranza che è quella stabilita dalla circolare 288. In questi casi qui, ripeto, il controllo passa al tecnico dell'ufficio che appura appunto quello che vi dicevo prima, se effettivamente c'è un errore sulla misura di collaudo e quindi ritiene di dover far passare comunque l'atto di aggiornamento, oppure qualora invece c'è qualche motivo respinge l'atto. L'altro caso è quello del valore del semiasse maggiore delle emisse di errore che supera i 10 cm, che dovete prenderlo, non deve essere preso né da voi né da noi come un limite di sospensione, ripeto, perché non è assolutamente questo. È un valore che viene utilizzato, una spia, per consentire di andare a valutare se effettivamente può esserci un errore o meno. E poi c'è un altro motivo per cui gli atti passano all'approvazione tipo tradizionale, al controllo tipo tradizionale, è se il valore di deformazione massima dell'entità cartografica è superiore all'indice di affidabilità della mappa. Questo perché? Perché abbiamo detto che l'indice di affidabilità della mappa è un valore numerico espresso in metri che vi dice quanto, vi dà un'indicazione sulla bontà della qualità della mappa. Nel caso in cui questi valori superano superano determinati valori, non è detto che ci sia un problema legato al rilievo, ma è possibile che ci sia un problema che va approfondito sulla cartografia. Questo, per esempio, dovrebbe anche impattare in maniera non diretta ma indiretta sul discorso che veniva fatto prima degli estratti di mappa, qualora ci sono delle differenze notevoli. Perché io quando vado a fare l'operazione rototraslazione, se la mia particella è deformata, mettiamo che sia stirata di 10 metri, quando io vado a inserire il mio fabbricatino, la mia dividente all'interno della particella, sono costretto ad andare a spostare dei punti di quantità di quest'ordine di grandezza, che è sicuramente molto superiore all'indice di affidabilità della mappa, che è di qualche metro. Questo dipende, ripeto, in funzione di tanti parametri, ma è funzione anche di questo. Ecco perché è importante comunque questo terzo punto. Questo terzo punto, tra virgolette, che è un punto non da vedersi in maniera statica, perché finora noi abbiamo utilizzato un campione che era il campione degli atti che ci sono pervenuti, che sono pervenuti in ciascun ufficio provinciale nel periodo dal 2004 ad oggi praticamente. Il campione potrebbe risultare piuttosto esiguo, o comunque potrebbe non coprire bene determinate zone, determinati comuni che magari hanno problemi più o meno diversi. E questo è un indice molto importante, ripeto, perché anche per l'ufficio questo può
può essere una spia anche per capire dove possono esistere e sussistere dei problemi. A seguito dell'approvazione comunque di un atto di aggiornamento, dell'approvazione automatica di un atto di aggiornamento, si possono, l'ufficio effettua delle verifiche a valle dell'approvazione. Vediamo un po' che cosa si può verificare. L'atto è stato fatto correttamente, redatto correttamente, sono stati verificati gli esiti delle registrazioni sia in cartografia che in banca dati censuali, e tutto è a posto e tutto quadra. In questo caso non c'è problema, l'ufficio provvederà su un'apposita funzione a spuntare tra virgolette l'esito positivo di questi atti, e questi atti sono a posto, non ha nessun problema. Qualche problema invece può verificarsi quando l'atto di aggiornamento è stato redatto correttamente dal tecnico e inoltre è completo da tutti i punti di vista, praticamente è perfetto, però la procedura per un qualche motivo non è andata a buon fine correttamente sulle banche dati, non ha aggiornato correttamente le banche dati. In questo caso sarà l'ufficio che si attiva a correggere tutte quelle cose che risultano errate. In questo caso, ripeto, è bene distinguere, perché il tecnico professionista ha fatto il suo lavoro in maniera perfetta, non si può dire nulla. Il discorso può essere è un po' differente nel caso in cui, quindi l'ufficio porta le correzioni in banca dati, invece nel caso in cui l'atto di aggiornamento risulta incompleto, non completamente, correttamente redatto, ma ha superato i controlli automatici ed è stato comunque registrato, in questo caso cosa fa l'ufficio? Questa è una cosa che impatta sul mondo professionale, per cui è una cosa che è stata già detta nella circolare 3, ma comunque sarà ulteriormente sviluppata anche sulla circolare integrativa. E arriviamo al punto. Quindi l'ufficio ripristina la situazione precedente all'aggiornamento degli archivi catastali e cartografici, che sono gli archivi cartografici e censuari, ed appone alle particelle interessate delle riserve, delle annotazioni. Dopodiché comunica e ripristina la situazione precedente l'approvazione sia al tecnico redattore dell'atto di aggiornamento che alle parti interessate, segnalandone le cause. E contestualmente viene richiesta, nel caso in cui si tratta di tipo mappale, anche viene richiesta anche di provvedere a rifare un atto di aggiornamento che deve essere presentato in catastro. Questa è un'agevolazione, vedete, non vedetela come un'imposizione, ma vedetela in prospettiva. Questo è un grosso strumento, questa è l'approvazione automatica che viene data in mano ai tecnici professionisti e dovete saperlo sfruttare. Lì per lì può sembrare strano, lì per lì avrete qualche difficoltà, però comunque sappiate che il futuro del catasto in questo modo è sempre più nelle vostre mani, dell'aggiornamento del catasto è sempre più nelle vostre mani, e questo è un passo, direi, è la vera rivoluzione forse di Pregio 10, indipendentemente dalle tipologie che poi possono essere più o meno limitate. Un altro punto che ritengo che sia molto importante è quello degli estratti di mappa che sono stati rilasciati in Pregio 9 e sugli estratti di mappa che sono stati autoallestiti dal professionista. In questo caso, se l'atto di aggiornamento viene presentato in ufficio prima del 1 giugno, cioè il 31 maggio, allora quest'atto qui che fine fa? L'estratto di mappa, ancorché tra virgolette, per intenderci, chiamiamolo per Pregio 9, quando è stato rilasciato aveva una validità di 6 mesi. Benissimo, se ha una validità di 6 mesi, anche se viene richiesto il 31 maggio, continuerà a valere per i 6 mesi successivi. Cosa farà il tecnico professionista? Il tecnico professionista farà il suo atto di aggiornamento così come lo faceva prima.
senza nessun problema. Se gli estratti mappa sono invece autoallestiti, qui direi che c'è un po' una cosa da tener conto, che se viene presentato in front office, se viene sospeso un atto di aggiornamento, egli sarà ripresentato nello stesso modo in cui era stato presentato in origine, cioè prima del 31 maggio, perché dal 1 giugno comunque, ripeto, a parte quei due casi, non esistono più gli estratti di mappa autoallestiti. Invece nel caso del telematico il discorso è un po' diverso, perché lì chiaramente, se viene respinto l'atto passato il 31 maggio, la presentazione del 31 maggio lì deve essere presentato poi necessariamente con il pregevo 10. Quindi devo richiedere l'estratto? Sì, ma d'altronde non è stato nemmeno liquidato, quindi non è stato nemmeno liquidato. Solo per quelli già liquidati. Il problema si pone solo per quelli già liquidati. Diciamo, autoallestiti già liquidati prima del aggiornamento sospeso, nel quale c'era è stato autoallestito, può essere presentato anche dopo. Sì, perché già è stato pagato. Tra gli altri motivi è questo. Anche dopo il 1 giugno fino all'esaurimento di queste casistiche. Dopodiché dal 1 giugno estratti di atti che sono redatti con estratti di mappa autoallestiti non ne devono esistere più, perché le due tipologie che ho detto prima. Vabbè, gli estratti di mappa autoallestiti da professionista, ripeto, possono essere solo quei due casi, tipologia 222. Sostituzione dei file dell'estratto di mappa. Qui si pone, ci sono delle procedure che in parte già sicuramente conoscete, perché chi richiede per via telematica un estratto di mappa e riscontra che c'è qualche problema o qualche errore può chiederne la sostituzione, e questo può essere fatto tranquillamente dal telematico. La novità, tra virgolette, è che comunque questo veniva fatto comunque anche in ufficio, però ultimamente è stata implementata una procedura che consente di produrre gli estratti sostitutivi. A fianco a questa tipologia di atti di estratti di mappa che vengono sostituiti, è stato sollevato da qualcuno anche qualche problema per il quale ancora noi stiamo spingendo questa prendetela con una buona anticipazione, però è ancora da valutare a fondo. Quello che vorremmo fare è che nel caso in cui un tecnico richiede un estratto di mappa, per esempio per 4 particelle, e paga una certa cifra, nel momento in cui si accorge che al momento di fare l'atto di aggiornamento scopre che deve inserire una quinta particella, vorremmo cercare di dare la possibilità, ripeto ancora questo discorso, prendetelo a distanza, di avere un estratto di mappa sostitutivo integrando la differenza di quelle particelle che mancano. Praticamente liquidereste soltanto i diritti proporzionali. Questo discorso qui però attualmente comunque, se verrà fatto in una prima fase sicuramente soltanto in front office, e non può essere fatto in telematico, perché devono essere implementate alcune cose sulla piattaforma Sister, che comunque non sono del tutto semplici da realizzare in breve tempo. Comunque tenete presente che l'intenzione è quella di dare la possibilità di avere un estratto che va a sostituire il precedente e eventualmente lo integra. Questa ritengo che sia una grossa agevolazione, ripeto per l'ennesima volta, prendetelo come pinze questo discorso, perché è la nostra idea e che vogliamo cercare di portare avanti. Poi un'altra cosa che andremo a chiedervi è quella di inserire all'interno della relazione tecnica, di andare a chiedere ai tecnici professionisti di inserire un recapito telefonico o un indirizzo email, al fine di poter comunicare
in fretta eventuali problemi nel caso in cui si renda necessario l'annullamento, che per annullamento non si tratta, si tratta di riportare la banca dati allo stadio precedente nel caso in cui si renda necessario, tra virgolette, nel caso in cui un atto di aggiornamento deve essere annullato, prendetelo con le pinze, perché non è un vero annullamento, è un passarlo a uno stato precedente. In pratica, in banca dati, ripristinata la situazione precedente all'atto, quando gli esiti sono stati negativi a seguito di atto redatto in maniera errata e comunque è stato registrato. In questi casi qua non abbiamo bisogno di comunicarlo al tecnico, anche con una certa fretta, anche perché non è importante che venga portato a conoscenza del professionista che c'è un problema al fine di bloccare la stipulazione di eventuali atti o altro o quant'altro. E quindi abbiamo bisogno di questo dato, questa informazione sulla si sta cercando di implementare un sistema al fine di poter avere automaticamente sussistere magari un canale di comunicazione diretto con i professionisti, e vedete che questo purtroppo acquista sempre maggior importanza, soprattutto quando giustamente pretendete che un servizio sia efficiente. Questo canale di comunicazione qui è riferito esclusivamente al caso in cui viene annullato un atto di aggiornamento, però in effetti questa esigenza di poter contattare i tecnici spesso c'è anche per l'estratto di mappa. Purtroppo non sempre ci sono solo problemi di atti non registrati, di atti registrati male, di problemi di vettorizzazione delle mappe, ma ci sono anche problemi di errori che sono stati commessi su atti che l'ufficio non è magari in condizione di sanare o non riesce con tutta la più grande buona volontà di questo mondo a sistemare. In questo caso purtroppo un contatto, un modo di un canale di comunicazione con il tecnico risulta fondamentale, perché magari quello che per l'ufficio è impossibile da risolvere per il tecnico è già scontato. Quindi questa esigenza di avere un dialogo c'è ed è forte. Questo, ripeto, sul modellino che viene presentato per la richiesta estratto di mappa front office, e è stato anche predisposto un campo proprio per l'inserimento del numero di telefono, e di un indirizzo email, proprio per velocizzare queste operazioni. Poi, appunto, quello che vi dicevo prima era il modello di richiesta dell'estratto di mappa digitale. Il modellino, che attualmente si trova solo sulla procedura operativa in questo momento, è questo. Qua è un contento di qualche dato, ma poco cambia. Come vedete, fa riferimento a un protocollo. Il protocollo è il protocollo della richiesta dell'estratto di mappa. Cioè, quando arriva il tecnico allo sportello e chiede all'ufficio l'estratto di mappa, presenta questo foglietto deve essere segnato un protocollo con la data. Qui ci sono i dati relativi al richiedente, come vi dicevo appunto, un indirizzo, più che l'indirizzo la cosa importante è avere un numero di telefono sia fisso che mobile, e un indirizzo email. Poi, qui è previsto anche un campo con l'indicazione sia del comune, sezioni, fogli, e le particelle, eventualmente l'indicazione delle particelle adiacenti alle acque strade. Poi, qui c'è una parte che riguarda le notizie utili all'aggiornamento delle banche dati catastali. Compilazione facoltativa da parte del tecnico professionista richiedente di questo estratto di mappa, utile ai soli fini collaborativi. Ciò significa che questa parte qui
se avete degli elementi utili che possono aiutare l'ufficio e ce li volete comunicare, che ben vengano. Non vedo perché non dovreste farlo. Se avete già la copia di un atto e magari un ufficio, non so che stato sono gli archivi di Avellino, ma di qualche ufficio provinciale, dicevano che c'erano seri problemi comunque logistici per recuperare un atto di aggiornamento, il fatto che il tecnico ci abbia magari una copia e la lega è una grossissima semplificazione per l'ufficio al fine di ottenere l'estratto di mappa. Se il tecnico ce l'ha e la fornisce, non vedo perché non dovremmo accettarla. E questa richiesta, ripeto, ci è stata fatta anche dai rappresentanti di collegi e ordini. In telematico purtroppo abbiamo un problema che stiamo cercando di risolvere nel minor tempo possibile, ma non siamo ancora riusciti a sfondarla. Un attimo, quello che bisogna tenere presente è questo: avete a disposizione un campo di 80 caratteri circa, dovrebbero essere 80. In 80 caratteri non riuscite a fare praticamente nulla, è facile. Abbiamo chiesto l'estensione di questo campo e eventualmente la possibilità di poter inserire dei campi analoghi a quelli del modello di richiesta anche in front office. Però ripeto, questo discorso dal 1 giugno purtroppo non sarà possibile. Quindi su questo l'unico, tra virgolette, consiglio che posso darvi per quello che può essere, anche se questo falsa un po', e eventualmente cercare di utilizzare il canale magari telematico, quello del contact center, anche se lì c'è una certa discrepanza fra i tempi, per cui c'è il rischio che lì i tempi di evasione di una istanza, sono di una richiesta tramite contact center, sono di 14 giorni e mentre invece quelle dell'estratto di mappa sono al limite 3 giorni. Quindi chiaramente o fate combaciare questi tempi, se proprio volete avere anche per avere una garanzia di aver presentato un documento che a tutti gli effetti deve essere trattato dall'ufficio. Ecco perché diciamo di fare riferimento a questo contact center. Quindi diciamo ci stiamo un po' arrampicando sugli specchi, mi spiace dirlo, però purtroppo abbiamo difficoltà ad implementare questa operazione in maniera immediata. Stiamo cercando di fare salti mortali, ma il 1 giugno non ci sarà. È inutile che ti dico ci sarà perché non c'è. E comunque o eventualmente non so, magari se l'ufficio riesce a trovare qualche scamotaggio per un periodo transitorio, che ben venga. Però purtroppo a riguardo non c'è per il telematico. Potrebbe essere una richiesta telematica, io poi faccio all'ufficio. Vediamo di fare una cassetta dedicata alla richiesta all'estratto di mappa, lì all'inizio, PDF, atto, tutto quello che sì, noi questo onestamente, soprattutto nella fase iniziale, ve lo chiediamo, perché per il ufficio ha tutti i documenti e come tale forse non ve li potrebbe nemmeno chiedere, se lo vogliamo mettere da questo punto di vista. Però ho cercato un attimo di mettervi, soprattutto per la situazione che ci occupa del Latino, nella situazione che mi state dicendo, la maggior parte degli atti vengono presentati in auto allestito. Vi chiedo, richiedeteci che ve li diamo in 3 giorni, però dall'altra parte, se c'è qualche minimo di aiuto che potete darcelo, senza fare salti mortali, non vi chiediamo di fare miracoli, datecelo, questo sì sicuramente. Voglio dare gli altri, sì. Invece da Avellino capita che spesso purtroppo non si trovano gli altri per una serie di motivi, per cui io vado a prendere nel mio atto e lo porto io all'ufficio, però io che faccio? Dal mio studio faccio la richiesta dell'estratto perché voglio essere telematico in tutto e per tutto, poi però per andare ad aiutare l'ufficio poi devo andare all'ufficio e fare una cassetta dedicata. Guardate, noi su questo discorso telematico non avete idea di quanto spingiamo, soprattutto Ferrante, l'ingegnere Ferrante, non avete idea di quanto spinge. Se fosse per lui, già chissà quanti anni fa avrebbe fatto in modo che ci fosse solo il telematico. E su questo devo dire anche che molti rappresentanti dei collegi e ordini comunque spingono, perché comunque è una garanzia per voi sui tempi e sulle modalità di erosione di pratiche e di tutto. Per cui un discorso che comunque qua sento che è stato recepito abbastanza, ma puntate su questo perché questo è il futuro, c'è poco da fare. Oltretutto, io giusto per darvi
un po' della mia esperienza. Io sono stato in un ufficetto piccolino in cui le persone erano veramente poche, ma poche, molto poche. Quando sono arrivato, qualche anno dopo che sono arrivato, nel 2004, c'è stato un periodo in cui c'erano tempi di controllo, di primo controllo, di un atto di aggiornamento della storia dello stato dell'ufficio, di 3 mesi. Con queste procedure qua, tra telematico e procedure che sono modificate, in questo momento in quell'ufficio il giorno dopo hanno la garanzia di avere l'atto di aggiornamento. E questo, consentitemi, che in un tempo già di 6 anni è stato un salto di qualità enorme. Ciò non toglie che la situazione attuale può e deve essere migliorata. Su questo, ripeto, non vedeteci come controparte, ma vedeteci come parte che concorre a raggiungere un obiettivo. Va bene, perché senza del vostro supporto sicuramente né noi né voi arriviamo da nessuna parte. In fase di richiesta degli estratti di mappa, da qualche parte potreste imbattervi in una piccola dicitura. Questa dicitura può essere particella allineata oppure notevole disallineamento. Se doveste imbattere in qualche dicitura del genere, che appare sia l'ufficio ma dovrebbe apparire da qualche parte anche nella produzione degli estratti in telematico, sappiate che questo è un indice di spia per segnalare che c'è una differenza tra la superficie che è presente in cartografia e quella che è presente sui dati censuari. Questo di per sé può non voler dire niente, però potrebbe essere anche un indice di atti che non sono allineati. Quindi questo è bene che sia portato a conoscenza anche l'utenza tecnica, perché se trovate qualcosa del genere, forse è il caso un attimo, magari se avete qualche possibilità di verificare qualcosa, che non ci sia qualche cosa che non quadri da qualche altro punto di vista, che per esempio manca l'aggiornamento di qualche atto sia registrato male. Ciò non toglie che comunque non è detto che ci sia necessariamente un qualche atto che non è stato registrato, un atto registrato male, perché può darsi che comunque questa situazione di forte differenza fra la superficie catastale e quella censuraria c'è agli atti. Mettete il caso di una particella molto grande che è stata frazionata scorporando progressivamente delle piccole particelle. Errore su errore, alla fine riuscite di andare fuori molto oltre qualunque tolleranza ragionevole, anche se una tolleranza vera e propria non esiste tra la cartografia e la banca dati catastale. Quindi questo prendetelo come un indice di spia. Se c'è qualcosa del genere, c'è qualcosa che potrebbe non funzionare. Nell'eventualità io ritengo che c'è l'atto che l'ha approvato lo stesso. Come? L'atto che l'ha approvato lo stesso. Questo poi dipende se ci sono. Questo per esempio c'è la verifica nel caso di strade, cioè nei tempi passati si sono state scaricate sempre superfici sui livelli quadri stradali. Adesso se andiamo a trattare una strada ci troviamo in questo caso. Con lo tempo spiano in superficie. E vorrei questo. Vabbè, intanto su un giusto punto sulle acque strade il problema non esiste, però questo ripeto di volte in volte deve essere il problema valutato. Ripeto, questo per esempio nel caso di particelle che vengono acquisite dal patrimonio comunale, noi le trattiamo automaticamente. Sì, ma ripeto, il problema è che comunque poi dovrà essere trattato di conseguenza l'atto di aggiornamento. Però, ripeto, una situazione con uno sbilancio, sottolineare con lo sbilancio di superficie comunque in fase di rilascio dello strato di mappa, può comunque esistere ed essere tra virgolette non dovuta ad un errore o qualcos'altro. No, ma c'è un problema per me, perché l'ufficio, questo è successo a me, per cui forse non è che tu mi chiedo l'estate di mappa.
significa che c'è il bilancio di superficie, è successo che non ti posso rilasciare il tratto. Non è così, questo da Ferrante, andavo la vettura a Roma, il consigliere Ferrante, solo aveva detto che nel momento in cui si riscontra un bilancio significativo, quella censuale, quella cartografica, comunque è stato rilasciato e bisogna sempre il caso verificare come fatto spiega, se ci sono qualche, ma nel caso in cui hanno grandi è solo un bilancio superficiale. Difficile di lasciare questa cosa. Certo, non posso non serve solo all'ufficio, questo qua e principalmente questo, tra virgolette, questo messaggio forse rivolto all'ufficio, per avere un messaggio di spia, per capire se c'è una, se è dovuto, se questo è dovuto. Potrebbe esserci, quindi nel momento in cui si verifica che gli atti previsti non ce ne sono. È il caso che invece c'è stato un errore di digitalizzazione che delle linee è capitato e potrebbe essere, se non è né quello né quello, è un problema grosso. No, però il problema è che l'ufficio deve rilasciare le stampe, io devo produrre le prototipi certamente sì, però viene rilasciato e sbloccato. No, l'estratto viene sospeso, l'estratto te lo devono rilasciare. L'aggiornamento successivo? L'aggiornamento tu non lo farai mai. Però intanto l'estratto. Comunque eventualmente, allora vi chiedo una cosa, se c'è un caso specifico, se me ne portate a conoscenza, così in modo tale da poter capire meglio qual è il problema e vedere un attimo anche all'ufficio se c'è qualche problema, certo. Ma di andare a poterlo studiare, verificare. Di poterlo studiare e verificare. Tenete presente anche una cosa, che noi, alcuni di quei controlli che abbiamo messi, non sono controlli che muoiono qua, quello per esempio gli scarti dei 10 cm. Gli scarti dei 10 cm a noi serve anche per un altro motivo, per cercare di individuare quali sono le cause per cui si può ritenere magari un atto di aggiornamento effettivamente corretto anche quando gli scarti sono superiori a 10 cm. Noi attualmente non lo sappiamo, non siamo ancora stati riusciti né noi né anche i vostri rappresentanti dei collegi con i quali abbiamo trattato assieme sullo stesso tavolo questo problema, non siamo ancora riusciti a trovare un caso in cui tranquillamente siamo sicuri che era lo schema del rilievo piuttosto che un'altra cosa che generava questi scarti così elevati. Il nostro fine è quello di cercare di capire anche in un futuro, magari non sarà immediato visto che i casi comunque sono sporadici, di cercare di capire anche quali sono le ragioni che stanno alla base di una cosa che non va. Quindi vedetelo un po' anche come mettere a fuoco un po' anche una necessità di mettere a fuoco determinati problemi di cui non se ne conoscono le cause, e attualmente per esempio con un controllo di quello, con il controllo dei 10 cm noi sappiamo automaticamente, perché li filtriamo, gli atti che sono stati presentati, che sono passati al manuale con uno scatto superiore a 10 cm. Perché il fine qual è? Il fine è che prima o poi questi atti qua, quando ne avremo un numero consistente, li andremo ad analizzare e andremo a vedere se effettivamente individuiamo un errore da parte del tecnico, cioè un errore da parte del tecnico nella redazione dell'atto, o piuttosto invece una cosa che si verifica perché c'è che è un discorso di, non è tanto sistematico, è un discorso essenzialmente legato agli schemi di rilievo che provocano questi problemi qua. Però, se vi devo dire, esiste un criterio unico, univoco e chiaro, io ancora vi dico che un atto di cui non abbia trovato un vero e proprio errore, che non sia un vero e proprio errore, io ancora non l'ho visto. Per cui, ripeto, non abbiamo bisogno anche di elementi. Poi, un'altra cosa è che gli atti di aggiornamento consentono la trattazione di linee tratteggiate e puntinate. Qui vedete che corre l'obbligo precisarvi che ancora comunque queste saranno soggette prossimamente a qualche ritocco, e comunque attualmente ancora non si possono trattare con la modalità automatica le particelle con numeri fra parentesi, perché questo impatta anche sul modello censuario e questo deve essere gestito anche in maniera un po' differente.
Poi gestione delle particelle con superfici reali, e qui era stato scritto nella circolare che nel caso in cui sia il passaggio da una superficie nominale a una superficie reale, sulla particella originaria del modello censuario deve essere indicata la superficie reale. In effetti non basta mettere questo, non bisogna neanche mettere il valore della superficie reale. Quindi questo più o meno atti di aggiornamento incompleti o non correttamente redatti che sono stati approvati e registrati con Marte e successivamente annullati dall'ufficio. Per questo ritengo di avervi detto praticamente tutto. Niente, che dovrà essere quindi dato comunicazione al tecnico, che dovrà essere retrocesso alla banca dati, perché dovrà la notazione sulle particelle, e bisognerà provvedere a ripresentare l'atto di aggiornamento. Senza ulteriori posti. Sì, scusate, se io faccio l'atto il giorno dopo, e chiaramente per una situazione di tempistica non sono. Posso? Tempistica, e non è una responsabilità dell'ufficio. A tal fine, noi abbiamo detto all'ufficio: tu appena ricevi l'atto, valla a controllare e valla a verificare in tempi brevi, dopodiché firmi il secondo originale dei tipi di frazionamento. Quindi in questo caso quello che bisogna fare è aspettare il secondo originale firmato dall'ufficio. In questo caso voi sapete che l'ufficio l'ha controllato. Io parlo sempre col telematico. Sì, ma proprio col telematico, esattamente con telematico. Quando si riceve il secondo originale firmato dall'ufficio, allora sì. E questo è nel caso dei frazionamenti. Questo è nel caso dei frazionamenti. Che poi sono quelli che hanno la reale. Però aspettate il secondo originale. Poi un'altra cosa che vorrò obbligo di chiarire è la tipologia 15, lo scorporo di un fabbricato dalla corte. La tipologia 15, se avete visto, tra le varie cose prevedeva la presenza di un rilievo. In effetti questo era legato non tanto alla presenza di un rilievo vero e proprio, quanto alla necessità di avere una proposta che avesse delle righe di tipo delle righe nere, che per la definizione dei contorni che devono essere frazionati per scorporare la superficie dal fabbricato. Qui questo problema è stato completamente bypassato da tutte le procedure, e attualmente in pratica non è necessario inserire nessuna riga né di tipo 8 né di rilievo. Riuscite ad entrare tranquillamente sull'estratto di aggiornamento, nella proposta di aggiornamento, e a staccare il fabbricato dall'area senza nessun problema. E quindi questa è una cosa che corro obbligo segnalarvi, perché ripeto, può essere gestita in maniera abbastanza semplice, quasi che fosse una conferma di mappa. Poi c'è un'altra cosa che è una tra virgolette novità: è stato predisposto nell'ultima versione un pulsantino, dovrebbe essere sulla dentina delle informazioni. Qui c'è, aprendo la dentina, un piccolo pulsantino che vi consente di andare a verificare se esiste una nuova versione di pregio 10 sul sito dell'Agenzia del Territorio. Questo però soltanto a patto che siate collegati nel momento in cui prendete questo pulsantino con internet. Va bene? Quindi questa è una cosa che consente di essere in automatico tutto. Poi ci sono un po' di errori. No, qui deve essere successo qualche piccolo errore. Mi è saltata via una cosa. Nella circolare viene utilizzato il termine notifica allorquando viene annullato, ripeto con i limiti di prima, un atto di aggiornamento. Più che notifica, lì
il termine che si intendeva utilizzare era comunica, va bene? Quindi questa è una, questo che mi è stato qui riguardava soltanto questo termine. Laddove vedete scritto notifica, quello è una comunicazione che viene fatta al tecnico, non è una notifica. Poi c'è anche una discrepanza che purtroppo si è verificata con un errore. In pratica, se guardate, se andate a guardare le varie dichiarazioni presenti in relazione tecnica strutturata, presenti sul pregio, non coincidono comunque la circolare. Questo perché purtroppo nel corso di stampa è saltato un controllo che era quello che riguardava le unità. I referenti a fabbricati già censito per la prima costruzione che hanno una superficie inferiore a 20 metri quadrati e questo consente di poter utilizzare la modesta entità nel rilievo nei rilievi. Questo fa capo al DM 28 del 98 e questo con l'obbligo segnalato perché comunque è una deroga e come tale ogni deroga deve corrispondere alla dichiarazione della relazione tecnica strutturata che riguarda appunto il tipo mappale di superficie di una ruola a 20 metri quadrati, dichiarazione che vi viene resa, che quando vi viene acceso il pulsantino che vi consente di inserire la relazione tecnica strutturata quando andate a considerare uno di questi casi. Fermo restando che lo posso anche fare con il libro normale. Sì, sì. È una deroga, non c'è nessun limite da questo punto di vista. E niente, infine le nuove funzionalità di prossima attivazione, che sono quelle che vi ho accennato, quella dell'invio delle fotografie dei punti fiduciari e quella degli atti di aggiornamento di sezione. Sui punti fiduciari, sì. Per già 10 prevedi che ci devono stare, cioè chiaramente occorre coordinare anche l'altimetria. No. L'altimetria è necessario che ci stia e ci deve essere. Per la verità il sistema comunque segnala l'assenza della monografia. Quando viene elaborato il libretto, in basso appare la riga, le righe relative a eventuali errori o cose del genere hanno delle colorazioni diverse. Se andate a vedere c'è una colorazione che comunque non è verde e quindi non vi dice che tutto è a posto, però vi consente di andare avanti. Quindi è una segnalazione ma non è bloccante. Quindi la presenza della monografia, ma una monografia che non ha altimetria. No, l'altimetria deve esserci necessariamente, perché altrimenti qualunque rilievo si va a fare non si potrebbe fare, il rilievo non sarebbe altimetrico. L'unica deroga che è prevista dalle normative è nel caso di frazionamenti, nel caso in cui non sia individuabile un piano di riferimento per l'altimetria su un punto oggetto del rilievo e quindi vale soltanto per i frazionamenti. Questo è l'unico caso in cui non è indispensabile l'altimetria. Per il resto ricordo insomma che comunque già da parecchio tempo uno dei pochi casi di sospensione per l'altimetria era quello che il collegamento appunto per la restrizione doveva essere fatto in maniera altimetrica, che dovevano essere inserite le misure, anche se queste misure sono sbagliate non possiamo sospendere l'atto, però devono esserci. E tra l'altro anche uno dei motivi per cui era prevista la sospensione era l'assenza della definizione del piano di riferimento altimetrico del punto oggetto del rilievo, per cui questa è una cosa che ancora non l'esprime proprio nel campo, qualora viene rilevato un punto, il punto 201, che è il punto dove inizia la dividente di un frazionamento, in questo caso qua quel punto, se è il punto altimetrico, deve riportare, oltre che le misure, deve riportare anche la descrizione del piano, perché nel momento in cui l'ufficio va sul posto e va a collaudare il rilievo deve poter capire qual è il piano di riferimento, se è a terra, se è su un muretto, se è in cima a una torre o qualcos'altro.
Il punto dove è stato preso il desiderio, sì. Il punto monografico, sono mancanti in questo punto. Tonino, io quello dicevo. No, il punto no, no, mi ero espresso io male. Io non parlavo dell'altimetria del marito, io parlavo dell'altimetria della monografia. Sì, ma la monografia deve avere altrimenti cosa c'è di ufficiale che mi dice qual è il riferimento altrimenti? Questo è un grosso problema, vabbè, non è un fatto dell'ufficio, un problema che abbiamo noi tecnici. Vabbè, basta diciamo proporre un riferimento altrimenti. No, non è una integrazione di molti hanno presentato senza. La maggior parte delle monografie presentate sono tutte le altre di altrimenti. Poi sono monografie. Attenzione, c'è il tempo sempre. Io penso che comunque che una certa attenzione deve essere posta soprattutto dai professionisti nel momento in cui andate sul posto e nel momento in cui andate a produrre queste monografie. Perché queste monografie, se fatte correttamente, sono anche, tra virgolette, una garanzia del vostro lavoro. Perché quando, nel momento in cui inserite un filo fiduciario e ne definite la posizione in tutto e per tutto, è una garanzia del lavoro che avete fatto voi perché avete fissato univocamente quel punto. Quindi io la vedo, dal mio punto di vista, anche come una garanzia che il professionista stesso ha nei confronti del suo stesso lavoro. E questo, secondo me, non va sottovalutato. Una domanda, ma la scelta dei piedi, mentre prima la facevamo noi, diciamo noi, adesso la fa l'ufficio quando ci rilascia l'estratto della particella, come funziona? No, vengono rilasciati assieme all'estratto alcuni punti fiduciari che sono quelli di primo perimetro al primo perimetro. Ciò non toglie che vi ho detto all'inizio che è importante che sia scaricata e quanto più di recente possibile che siano scaricati due file di setup. Questo sicuramente, ma il discorso dei PF è relativo all'oggetto del rilievo, quindi lo dobbiamo far rientrare perlomeno un terzo all'interno del triangolo. Sì. Che succede? Molto è successo che su un fabbricato casomai ci sono due PF. Sì. E chi è che va a scegliere il punto da abbattere, il PF a destra o a sinistra o a nord o a sud del fabbricato? Ma questi discorsi qua sono discorsi che però, da quello che ho capito, sono discorsi che non dovrebbero esistere. È un discorso che deve essere visto probabilmente. Cioè, prima decidevo anche io qual era il punto da scegliere. Il problema non credo che sia qualcuno deve essere scelto, il problema era che quello secondo me che deve essere definito univocamente il punto fiduciale. Dobbiamo anche capire dove. No, l'informazione del punto nell'estratto, sopra dell'estratto che voi sarà tutti i punti fiduciari che sono in cartone. E poi lei sceglie quello che ti viene di battere. Ho capito, va bene. Capita. Questo probabilmente sono però dei nuovi. Volevo sottolineare giustamente questa cosa, per me è una cosa importantissima, diciamo soprattutto oggi con pregevo 10, il fatto di una definizione perfetta del punto fiduciario, perché il punto fiduciario è, come dire, la garanzia, giustamente lo diceva il collega prima, del che il proprio rilievo sia fatto bene, soprattutto per il tipo di frazionamento, perché voi sapete meglio di me che la valenza legale di un tipo di frazionamento, al di là della rappresentazione nostra in cartografia che come vedete è sempre in continua evoluzione, diciamo la valenza legale sono le misure che voi avete preso sul posto, quindi è normale che la prima preoccupazione che un professionista deve avere è il punto alle quali, diciamo, al quale queste misure sono riferite, non solo, e poi anche diciamo per eventuali collaudi una definizione perfetta del punto fiduciale è garanzia anche di questo, cioè nel momento in cui l'ufficio va e deve riscontra diciamo dei problemi, quello che si inquadra immediatamente è qual è il punto fiduciario al quale le misure sono riferite. Quindi, come dire, vi invito a porre un'attenzione massima su queste cose, diciamo eventuali contraddizioni sui punti fiduciari che stanno in cartografia
segnalatecele. Pensiamo di dedicare, già adesso è possibile l'invio tramite posta elettronica, però nell'ambito di quella casella fiduciale che dobbiamo istituire anche per la segnalazione di atti pregressi legati alla richiesta di stato telematico, vediamo di inserire anche i punti fiduciali in attesa della modifica al sistema, che mi pare di aver capito che è possibile prossimamente l'invio dei punti fiduciali. Quindi intervenite voi sui punti fiduciali nel momento in cui rilevate delle contraddizioni, perché noi, insomma, la parte nostra abbiamo fatto, abbiamo inserito di recente in cartografia tutti i punti che non c'erano, però ovviamente questo era a prescindere dalla effettiva presenza della monografia. Vi ripeto l'invito fatto dal collega: scaricatevi la TAF, quella attuale, perché a seguito di questo lavoro che abbiamo fatto, diciamo, alcuni punti che non avevano motivo di esistere li abbiamo anche cancellati, quindi cercate di fare riferimento ad una TAF attuale. Scusa, insieme a un particolare riferimento a quello che decidono, è che giustamente abbiamo un punto trigonometrico e sotto è stato posizionato un nuovo punto fiduciario. Noi abbiamo detto sempre il trigonometrico, adesso il collega ha battuto il punto fiduciario per l'approvazione degli ultimi suoi diritti. Adesso l'ufficio che possibilità ci dà di utilizzare una monografia? Ha fatto una monografia di lo spiegolo della chiesa. Quando sopra c'è il trigonometrico, campanile, resistente. Queste situazioni probabilmente saranno anche limitate, non comportano nessun problema. Se voi nel momento in cui avete individuato qual è il punto, diciamo, l'elemento fisico, allora voi non avete difficoltà, cioè non avete nessuna difficoltà nella gestione, diciamo, degli atti di aggiornamento, e scegliete voi quali è un po' un problema particolare che potremmo locare per prendere con gli amici, perché queste sono situazioni particolari legate a situazioni locali e limitate magari a quel caso, quindi non diamoci un discorso molto generale. Io ritengo di avere detto un po' tutto quello che volevo dire e niente, vi ringrazio. Se ci sono qualche ulteriore domanda, che Antonio? No. Tu sei colpevole, tu stai al tavolo tecnico, quindi. Io sono io il colpevole, per cui mi assumo tutta la responsabilità, precisando una cosa, che chiedo scusa. Ringrazio l'ingegnere per la bella relazione, ringrazio il direttore regionale, il direttore provinciale. Noi sul tavolo tecnico abbiamo detto una cosa. E quelle comunicazioni, quando l'atto di aggiornamento non va o deve essere retrocesso per una serie di motivi che non andiamo a elencare, la comunicazione deve essere fatta utilizzando la PEC, la nostra PEC, perché è un momento di garanzia sia da parte nostra che da parte dell'ufficio. Abbiamo insistito a non avere altra forma di comunicazione se non quella della PEC, per cui nel momento in cui noi andiamo in ufficio e chiediamo l'atto di aggiornamento, nel momento in cui lo chiediamo in maniera telematica, la modalità di comunicazione deve essere la, perché siamo tutti coinvolti in questo. Sono sistemi che ci abbiamo noi come imparato, sempre nella costa, e dico automatico, avviene secondo l'indirizzo che la comunicazione, cioè l'ufficio mi dovrebbe dichiarare, questo è un aspetto, per cui abbiamo costituito un osservatorio, questa è una garanzia, però se al limite un tecnico non ha la firma, allora ci dà comunque un modo di poter comunicare meglio noi, di niente per diciamo per non passare alla lunga per evitare gli squidi, nel senso che ho stipulato l'altro ma tu non me l'hai comunicato in tempo, noi abbiamo detto l'unico sistema accesso garanzia è
è importante che ci venga segnalata qualcosa, qualche indirizzo, anche un numero di telefono, in maniera tale da avere la possibilità di comunicare. Allora, prima di concludere, a questo punto, se possiamo sintetizzare quello che abbiamo detto oggi, in effetti la difficoltà maggiore dovrebbero essere sulle strade di mano, per tante cose che abbiamo elencato e detto, e l'ingegnere bene ha illustrato. Però abbiamo appreso dall'ufficio che si sta attrezzando, penserà di fare uno sportello ad hoc fatto per quello, quindi più o meno dovremmo stare, tra virgolette, tranquilli. Questi tempi per il rilascio siano comunque rispettati, quelli di un giorno per una parte e di un giorno per l'altra. Per quest'anno noi avremo la massima collaborazione in questo senso. E in questo periodo, a questo punto poi chiamo il direttore di casa, in questo periodo che è l'ultima settimana, che sicuramente noi tecnici in prima persona mi assumo la responsabilità, nel senso che siamo abituati che quando si c'è un cambiamento è fisico, non dovrebbe essere così, ma è così, e purtroppo siccome sappiamo la virtù quali sono, allora modifichiamo un attimo quella situazione degli unicorni e quindi cerchiamo di recepire tutte le richieste che vengono. Ma non deve succedere questo, ho capito, quando dagli operatori, i collaboratori cartografici, responsabili del geodoco, chiaramente hanno la determinazione di provvedere con ordini di servizio a gestire certi lavori. E avevamo notato che, perché sapete, siamo impegnati su più fronti, il fronte straordinario, il fronte ordinario, l'utenza, perché l'inserimento dei punti fiduciari, avevano pensato una certa cosa. Abbiamo notato sul campo che non andava perché infatti avevamo avuto più segnalazioni. E abbiamo ripristinato nuovamente per le vie brevi le due casse, per cui i problemi non ce ne sono stati. Ora, in funzione anche di questa della prima, del pregio 10, provvederemo a definire anche formalmente, perché l'avevo definito così per le vie brevi. Poi lo sapete, non ci sono problemi, affrontiamo, anzi costituirò proprio un osservatorio sul brivio di quanto ha detto l'ingegnere D'Amico, proprio per sottoporre poi a loro eventuali soluzioni locali che per noi sono casistiche, sono, questo è importante. Mi permette di suggerire un osservatorio da parte vostra su scala nazionale per definire le questioni, un osservatorio nostro per proporvi delle cose e poi, non avendo le bacchette magiche, ci darete il massimo consulto. Siamo inventati il referente cartografico per avere una comunicazione diretta su questo a ringraziare il direttore regionale per la sua disponibilità, sperando di sentirci le cose sempre tranquille. Allora, speriamo che non ci desidero, quindi la speranza è sempre quella che ha detto. Ci sarà la civiltà che ha rappresentato la relazione che siamo lì con il programma, perché fatti gli edifici sono, bisogna vedere quanti sono negativi e quanti sono positivi. Chiaramente noi abbiamo visto da quelle palle rosse e verdi, non abbiamo avuto modo di prepararci prima. Se avessimo utilizzato quella opportunità, oggi sapremmo già quali sono i problemi e come forse risolverli. In quei casi che sembrava prima il collega dei fondi contraddati, io non so quanti sono, spero che siano pochi, perché una cosa se un fuoco, una cosa se sono 10, una cosa se sono 10.000, allora la cosa mi preoccupa per davvero. Però ripeto, sarebbe stato bello verificare il
l'ufficio antifrode modo di attrezzarsi e risolvere le problematiche. Vuol dire che quello che non abbiamo fatto prima lo faremo adesso. Forse sarà un po' più difficile, però piano piano io credo che con la buona volontà le cose si risolvono. Mi sembra che la buona volontà da parte di tutti e due c'è, che sono sedendo insomma. La rispondere l'ufficio al massimo del collegio grazie a voi, grazie di cuore. Noi veniamo da, io sono il catastro degli anni 90, ho fatto delle cute a mezzanotte, vengo da quell'esperienza e devo dire che in questo piccolo, e lo dico ai miei colleghi, un piccolo, piccolo merito che voglio dare in tutto questo, c'è anche un po' di parte del collegio, non dico che hanno messo fuori del collegio, ma ha spinto in una certa maniera che le cose andavano. Sulla cartografia io prima ci ho sempre detto di là, non c'è, forse qualche miglioramento avrebbe stato grazie al collegio che ha evidenziato certificazioni che diciamo c'è, non c'è, io questa Roma quando